È in splendida compagnia la Coppa, ma tra un paio d'ore, due ore e mezza, non di più, questa Coppa passerà di mano e andrà tra le mani del capitano della squadra vincitrice. Siamo al quinto atto, l'ultimo di questa fantastica finale scudetto. Ormai davvero tutto quello che c'è da dare deve essere dato. Ormai le squadre non possono più tirarsi indietro, sono tutte in perfette condizioni fisiche, forse qualche problemino in più per Civitanova con Sokolov non completamente a posto, ma oggi davvero quello che si deve dare, si deve dare. E così Claudio Galli, buonasera a te e da Marco Fantasia. Buonasera Marco, oggi è la partita che chi inizia a giocare a pallavolo e a fare sport sogna di giocare. Potete sentire la carica che c'è e noi contiamo tramite Rai Sport di portarla anche a casa vostra. Alle nostre spalle Zvetan Sokolov fa palla a due, mestiere usurante per noi che ci troviamo a pochi passi da lui perché la grinta sta crescendo. E noi, per cominciare a ricostruire quelle che sono state le grandissime emozioni delle prime quattro partite, diamo la parola a Vincenzo Belli, la prima di quattro clip che ripercorrono le quattro gare che abbiamo già visto. E oggi eccezionalmente sentiamo anche le vibrazioni, le emozioni dei presidenti. Cominciamo da Simona Sileoni, presidentessa della Lube Civitanova. Buonasera, benvenuta. Allora, emozioni, lasciamo parlare lei, cosa possiamo dire di più? Emozioni grandissime, perché una final, cioè una finale così che diventa fondamentalmente una finale secca, da emozioni veramente stupende, meravigliose. Poi un pubblico del genere credo che oggi sia un vero spot per la pallavolo. Un titolo, una finale, una Final Four di Champions da disputare, una bella stagione in ogni caso. Assolutamente sì, ci stiamo giocando i due massimi obiettivi secondo noi, quindi in una settimana, diciamo 8 giorni, avremo davanti due bellissime opportunità per noi. Claudio. Più di 20 anni di attività nella pallavolo, ne avete giocate tantissime di partite come questa, ma le emozioni sono sempre le stesse? Sì, le emozioni non cambiano mai, credo che se cambiassero non sarebbe una bella cosa, perché significherebbe ancora non avere fame e sete di vittorie. Grazie Presidentessa, la lasciamo accomodare e naturalmente adesso è il momento del padrone di casa, questo Gino Sirci che è riuscito a incidere su Twitter inventandosi un hashtag che è stato ripreso da tutti, Perugia regna. RGD, esatto. Regniamo con diritto. Con diritto. Però vogliamo regnare con diritto anche fra 3 ore. Il diritto va acquisito. Va acquisito e speriamo che domani possiamo sbizzarrirci ancora di più con questo bell'hashtag, perché per noi regnare è bellissimo. Noi abbiamo regnato poco perché siamo giovani di società e quindi speriamo, ecco, di continuare a divertirci e a regnare. 2 trofei già conquistati, altri 2 sono lì pronti da essere presi. Lo sogna questo grande slam? Beh, la grande slam no, però con questa partita ci speriamo tutti, perché con questo bellissimo pubblico e con questo livello di gioco della nostra squadra ci fa ben sperare. Però l'emozione e il momento potrebbero giocare dei brutti, diciamo, scherzi. Speriamo che i nostri giocatori abbiano la forza dentro, la determinazione. Perché? Perché questa città, questo pubblico, questo sport si merita Perugia, si merita una vittoria di Perugia. Ti lascio Claudio. Gino, questa squadra ha fatto tantissimo quest'anno. Per vincere questa partita probabilmente serve la tua determinazione e la tua grinta. Come la trasmetti ai giocatori? Guarda, la vorrei produrre e poi venderla in farmacia. Purtroppo non posso.
Allora, i giocatori sanno quello che devono fare perché abbiamo parlato con loro, hanno le loro certezze perché sono forti, hanno un bel allenatore, un bello staff. Penso che, ecco, al di là dei primi minuti, tu sei stato giocatore, sa come funziona, dell'emozione, poi dopo un quarto d'ora, 20 minuti, troveranno la grinta, la determinazione per realizzare se stessi, cioè giocatori forti con un gioco forte. Grazie Presidente Sirci. Cosa è successo a gara 2? Gara 1 ha vinta da Perugia qui al Palla Evangelisti, in gara 2 Civitanova si è presa la rivincita, rivediamo quelle emozioni. Rientriamo in diretta con Giampaolo Medei, coach della Lube. Allora, innanzitutto, come sta Sokolov, che era un po' acciaccato? Sta bene, stanno tutti bene, in partite del genere stanno tutti bene. C'è poco ormai da dire su che cosa si gioca una finale secca praticamente come questa? Ma sicuramente si giocherà molto sull'intensità e credo anche la squadra più lucida e determinata. Ormai tatticamente ci si conosce. I valori tecnici, no? Questa finale ha dimostrato che i valori tecnici sono in equilibrio, quindi credo che la differenza la farà la parte mentale. In gara 4 avete dimostrato di potervi impadronire di quello che era forse il loro fondamentale preferito, cioè la battuta. Sì, la battuta è sempre un fondamentale molto importante, non credo che possa decidere una partita. È comunque importante avere la continuità e commettere pochi errori per non regalare il cambio palla all'avversario. Però credo che la partita si deciderà in generale su tutti i fondamentali e credo che il fondamentale che farà la differenza sarà l'attacco. Claudio, qualche variazione tattica comunque in queste partite c'è stata. Hai previsto qualche cosa di diverso anche per questa oppure si va più o meno su quelle che sono le variazioni di quello che si è visto nelle prime quattro gare? Ma io credo che tatticamente ormai ci si conosce abbastanza bene, si sono trovati gli equilibri, è ovvio che dipenderà anche dall'andamento della partita. Abbiamo preparato tatticamente la partita come le altre, è ovvio che se qualcosa non funzionerà o se ci saranno degli equilibri che si spostano, siamo pronti anche a cambiare punto di vista tattico. Quindi inizio con Kovar e Stankovic. Sì. Grazie Giampaolo Medei. Prima di sentire Bernardi, ritorniamo ancora sul grande cammino di questa finale. In gara 3 Perugia è tornata sul terreno nemico e si è riportata avanti 2-1. Vediamo come andò.
Lorenzo Bernardi, l'aspetto mentale, parliamone. Tu hai avuto giustamente una protesta, tra virgolette, nei confronti dei tuoi giocatori per aver sbagliato l'approccio in gara 4. Ma ha sbagliato l'approccio in gara 4, abbiamo commesso moltissimi errori nel primo set e nonostante questo abbiamo avuto il pallone del 16 pari, il pallone per il 18-17, uguale nel quarto, quindi è chiaro che l'errore può anche arrivare da un approccio mentale non perfettamente corretto e comunque quello che è stato non conta più, non conta il passato, non conta il futuro, conta solamente oggi. La regia sta per mandare in onda le immagini di un bel abbraccio tra te e il presidente Sirci poco fa. Ci sono stati anche dei momenti di frizione quest'anno, però un rapporto solido. Ma io penso che il presidente sia la prima persona che si meriterebbe una grandissima festa, ha creato un movimento straordinario qua a Perugia, è riuscito in pochissimi anni a portare l'entusiasmo che c'è praticamente in nessuna città o quasi della Superlega italiana, quindi penso che sia anche lui emotivamente molto coinvolto e sono molto orgoglioso che con i ragazzi quest'anno gli abbiamo regalato una stagione fino ad oggi stupenda e adesso vediamo cosa succede questa sera. Se ti chiedessero di scegliere tra stasera e tra una settimana? No, ho detto che il futuro non conta, quindi figurati, ti ho già risposto. Claudio. Lorenzo, questa è una partita per giocatori straordinari, lo è anche per allenatori straordinari? Ma noi allenatori, sai, il nostro lavoro viene fatto molto prima di queste partite, i giorni precedenti, nel cercare di tranquillizzare i giocatori, nel preparare al meglio la partita, di dare qualche suggerimento sperando che sia quello giusto. E poi è chiaro che la mole di lavoro lo fanno i giocatori. Come ho sempre detto, l'allenatore è una persona che è a servizio dei giocatori. Grazie Lorenzo. Gara 4 il 1 maggio, mentre cominciano a piovere i palloni del riscaldamento a rete. Altra partita attesissima. Perugia aveva il match ball, Civitanova ha tirato fuori le unghie. Vediamo. Quattro partite fantastiche, Claudio, adesso voglio il tuo parere su questa quinta. Tatticamente e tecnicamente c'è poco da dire ormai, le squadre si conoscono alla perfezione e anche noi le conosciamo. È vero, però esistono delle variazioni che sono state fatte nel corso delle prime quattro gare che verranno sicuramente riproposte, perché nessuna delle due squadre ovviamente accetterà di perdere questa partita senza averle provate tutte, sia come giocatori in campo sia ovviamente che come soluzioni. Parlo di rotazioni diverse, di soluzioni oltre che di giocatori in campo, quindi ci sarà da aspettarsi magari qualche piccolo cambiamento per qualche squadra che sarà con l'acqua alla gola. Ovviamente chi vince proseguirà dritto per la sua strada. Ci può essere un nome decisivo, difficile dirlo, quanto Rena lo è stato il 1 maggio per Civitanova, ma dall'altra parte fior di campioni. Guarda, come dicevo prima nella domanda a Bernardi, questa è una partita per giocatori straordinari. Uno non ti basta sicuramente per vincere la partita. È un gioco di squadra e per fortuna da tanti anni per vincere un campionato italiano, per vincere una partita di questo tipo serve tutta la squadra che giochi una partita eccezionale.
tra poco gli inni nazionali, tra poco tutto il calore del Palla Evangelisti di Perugia, che già potete sentire attraverso i vostri microfoni, invaderà i vostri schermi, le vostre case. C'è una bella rappresentanza di tifosi di Civitanova, tutti gli altri sono davanti al maxi schermo all'Eurosole Forum, li salutiamo, buon divertimento a tutti quanti, è il momento di andare in cronaca. È la gara dell'anno, la gara che ha segnato tutta una stagione, la gara che deciderà questo scudetto 2018. Delle 11 sfide fin qui, questa è l'undicesima, 7 ne ha vinte Perugia, che in casa ha fatto sempre male a Civitanova, ha fatto male negli scontri diretti. Civitanova ne ha vinte 3 di partite tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League, quella grandissima manifestazione nella quale si incroceranno proprio nel fine settimana. È la sfida degli extraterrestri, veramente dei grandi campioni, la sfida dei palleggiatori, De Cecco, Christensen, degli attaccanti, Atanasievic e Sokolo, e dei centrali. Sicuramente è la sfida che porta tantissime emozioni in questo palazzetto fantastico del Palla Evangelisti. Un saluto da Maurizio Colantoni ed Andrea Lachi Lucchetta. Temi ce ne sono tantissimi per due squadre che veramente guarderanno veramente ai dettagli, perché sono la tattica ormai non conta più, perché queste squadre si conoscono a memoria e la testa probabilmente farà questa partita. Il tema è unico: giocare quel pallone e giocarlo al meglio. Nell'ambito di queste partite è mutata l'assetto di Civitanova, il telaio è cambiato dentro la struttura di una squadra che vede questo cordone ombelicale importantissimo dare nutrimento da Giricova a Stankovic, schierato per dare più certezza, più tranquillità a Michael Christensen, soprattutto nella fase di contrattacco e nell'organizzazione poi di muro. L'importante ora è valutare, perché le azioni di Michael Christensen sono salite dopo gara 4, ha preso in pugno la squadra, cosa che invece non è riuscito a assolutamente ad orchestrare meglio Luciano De Cecco. Ovvio, qui lo sappiamo, i sermaniaci, la White Sensation dà un 5% di opportunità in più per quanto riguarda Perusa, ma per il resto, come giustamente ricorderemo, l'importante è giocare quel pallone al meglio. Lo diceva Doug Bill, better the ball, ed è lui che ha fatto la storia della pallavolo, e noi qui stiamo per vivere la storia di questa Superlega che ha trovato due veramente formazioni all'altezza. La grande stagione di Alec Atanasievic, la grande stagione di Svetan Sokolov, nonostante qualche piccolo acciacco, sono due grandissimi opposti che stanno facendo grandi queste due squadre. Sicuramente Civitanova ha vinto poco fino a questo momento, ma si ritrova presente tra le migliori quattro d'Europa, e in questa finale scudetto è la squadra campione d'Italia. Ma la squadra campione d'Italia ne ha 4 di scudetti vinti in tutte le finali giocate, 4 su 4. Perugia deve ancora vincere, è la sua terza finale. Si trovano di nuovo davanti a 5 anni di distanza dall'ultima volta Luciano De Cecchi e Osmani Quantorena, l'uno contro l'altro in una gara decisiva, la gara 5. Scudetto fu a maggio nel 2013 l'Italo Cubano a trionfare con la sua Trento sulla formazione di Piacenza. Ma abbiamo detto, di temi ce ne sono tantissimi, e ce n'è uno importante, che è quello che Ivan Zaitsev ha vinto il suo primo scudetto con la Lube proprio qui a Perugia, quando iniziò il cammino di questa grande società. Gianpaolo Medei ha detto: l'importante sarà l'attacco, correggo e soprattutto miglioro. Il contrattacco sarà importante, quelle opportunità che vengono date dalla difesa di Grebernikov, dalle difese di Colacci e soprattutto dall'organizzazione del sistema di contrattacco, che deve tenere, secondo me, sempre caldi entrambi gli opposti. A distanza Atanasiev e Sokolov, due giocatori incredibili, ma soprattutto un nome sopra gli altri, Osmani Quantorena, che ha regnato in gara 4, e soprattutto la capacità poi di Russell di tenere questo livello. Vedremo che cosa succederà, ed è tutto pronto qui al Palla Evangelista. Eccole qui, la squadra entrerà in campo tra poco, il tricolore già è schierato, sta qui di fronte a noi, tra pochissimo l'inno nazionale per questa sfida che va a chiudere nel migliore dei modi una stagione. Sul 2-2 con le formazioni che in casa hanno dettato la loro linea, ovvero sia hanno portato a casa la vittoria, che si giocano questo campionato. Le squadre più importanti, le squadre costruite per vincere, si ritrovano a lottare per questo tricolore in questa chiusura di Superlega. Ma adesso inno nazionale e poi la partita. Thank you.
l'inno nazionale per questa grande sfida deciderà lo scudetto, cioè la sfida, l'abbiamo detto, dei due palleggiatori. Christensen è cresciuto, predilige però un certo tipo di gioco, ovvero sia va a cercare moltissimo Osmani Mantorena e ovviamente Sokolov, gioca meno con i due centrali. Questo invece fa meglio, cercando però riferimento a Alek Atanasievic, Luciano De Cecco, l'argentino che con i suoi gettari gioca bene, l'ha dimostrato in una stagione con Simone Anzani in grandissima crescita, riconvocato in nazionale, e con Marco Podrajane che, come Stankovic dall'altra parte, fa sempre la differenza, no? Fare la differenza è importantissima. La parte centrale della rete viene gestita al meglio per entrambi i palleggiatori, tantissime le pipe in soluzione di attacco, di cambio palla, ma anche in contrattacco, soprattutto nelle prime due gare, centellinate da entrambi i palleggiatori. Attenzione perché qui il tema sarà, Luciano De Cecco riuscirà a mettere qualcosa in più con Ivan Zaitsev, spesso dimenticato nelle fasi di contrattacco proprio su queste pipe. Dall'altra parte la risposta l'aspetteremo sicuramente sulle capacità di Michael Christensen di mettere palloni importanti per Osmani Mantorena. Eccoli qua gli arbitri di questa finale, Roberto Boris e Daniele Rapisard. E poi Lucky, la video check, Paolo Nibardi, la segna punti digitale, Deborah Proietti, e soprattutto abbiamo anche la sostituta in caso di problemi con il secondo computer, Tantini Giorgia. Francesco Belli alla regia, Riccardo Pescanti al coordinamento per questa sfida. È inquadrata la panchina della squadra campione d'Italia, della Lube Civitanova, che è pronta a schierare, l'avete sentito, la scelta su Giricovar e Stankovic. Comunque c'è sempre il problema italiani stranieri, questa è la scelta di Giampaolo Medei, con una squadra che chissà il prossimo anno probabilmente sarà in parte rivoluzionata, ma Svetan Sokolov ci sarà sicuramente ancora, uno dei grandi campioni il bulgaro di questa squadra, come il grande campione ci sono i posti 4 e poi c'è Osmani Mantorena, questa è la realtà, grande campione che ritroveremo in nazionale, Dragan Stankovic titolare con Giricovar. È importantissimo il suo apporto, come quello di Mika Christensen nella distribuzione, c'è Ser, l'altro centrale, anche per lui la nazionale in questa stagione, Grebenikov è libero che se ne andrà, ma un libero francese veramente strafantastico, come dall'altra parte è la squadra della Sir, Sergio Di Conrad Perugia, che metterà in campo non solo la sua qualità, ma insomma una voglia di arrivare a questo scudetto che non è mai arrivato. Aaron Russell lo rimette in staffetta poi con Berger, Ivan Zaggio, una stagione straordinaria per un campione che ritroverà la nazionale, ma adesso guarda Perugia, vuole vincere con Perugia, Alek Atanasievic con Simone Anzani, Marco Podrajani, Luciano De Cecco, e chi dà equilibrio a questa squadra sicuramente un grande ex Trento, Massimo Colaci, libero della nazionale. Eccola qui, questa è la formazione di Lorenzo Bernardi in grado di poter comunicare a Sir Maniaci come si può smacchiare la tigre di Velasco e usare gli occhi della tigre bianca. Dall'altra parte la risposta dei tifosi delle Lube, con il lupo non teme nessuno, quindi attenzione, abbiamo due icone molto forti, il lupo per cercare ovviamente di sbranare palloni importanti, la tigre guarda un non po' mi arrendo finché non vinco, Selle Filanti come al solito al palo evangelista. Intanto vediamo il sestetto della formazione si sa di Conrad Peruncia, c'è cioè veramente un entusiasmo pazzesco, questi sono i sirmaniaci, è un pubblico nato da poco, un pubblico però veramente caloroso. Il Luciano De Cecco si consegna le stelle filanti come al solito prima della sua partita in casa, noi lo ringraziamo. Questo è il 5 tra Luciano De Cecco e Ivan Zaitsev, grande stagione per lo zar, che come avete sentito da Chicco Plencino, ripeterò a morte questa cosa, è importante che ci sia, poi dove giocherà chi se ne importa, perché è un campione e quindi va bene così. Eccolo qua, Ivan lo zar, grande stabilità al gioco della nazionale, però no? L'importanza è avere Osmani Mantorena, perché Mantorena lui in campo per cercare di coagulare il rapporto tra ricezione, eccolo, battuta, difesa e contrattacco sarà molto importante. E poi Chicco Plencini sarà tranquillamente ben rappresentato. Lunedì mattina ci saranno in Federazione della Pallavolo le presentazioni delle squadre nazionali maschili e femminile, e si verrà anche presentato all'avvio di
il circuito di Bollies 3 gioca volley in sicurezza con Lanz nelle piazze d'Italia. Lanz tra l'altro che potrebbe arrivare a Perugia in prestito, queste sono le voci dell'ultimo mercato, vedremo cosa succederà. Il web da tante opportunità di poter ricamare. Noi ora passiamo alla pallavolo reale, quella giocata. Ivan Zaitsev, il primo pallone lo va a giocare lui di questa sfida, di questa finale che dice dello scudetto. Giri Kovar con Christensen, aggiustare quel pallone per Sokolov, il primo attocco lo mette giù la Lube Civitanova, 1-0 per la formazione di Medeiros. Il tema è: si ricova quanto tiene in ritenzione? La risposta è: caspita quanto tiene in ritenzione! Ed ottiene il meglio Michael Christensen, anche se leggermente in ritardo su quel pallone per tenerlo in vita. Magari riusciamo a vederlo, sarebbe anche meglio. Su cui poter innescare subito Svetan Sokolov, che svetta e attacca sulla parallela interna, lasciata libera da Aaron Russell. Eccolo qua, mica Cristiano, la Vaiano a servire questo pallone per la Lube, lo profondissimo, questo pallone sbagliato dall'americano, 1-1. Il tema della battuta, Maurizio, è un tema collaterale ma importantissimo, non è un caso che in gara 4 Michael Cristiano abbia battuto anche meglio, ma non è un caso, ma è una certezza che l'aggressività dei siamaniaci da sotto la curva passa attraverso il servizio del Pocche ora. Si parla con Marco Podrasciani, adesso Grebenico all'indietro riceve quel pallone, l'attacco di Osmani Juantorena, prova ad allungarsi Podrasciani, ma la palla ha toccato verso mezzo e mezzo il terreno di gioco, il punto. Queste imprecisioni, Maurizio, vengono trasformate da un grande giocatore in punti importanti. Il punto è non arrivare in ritardo su questa palla. Aaron Russell, cappello d'asino, secondo punto, in grado di poter lavorare bene in difesa sul posto 5 sulle variabili, con Potke che arriva in ritardo. Osmani, è per te. Osmani Montorena, lui a servire il Massimo Golaci, il primo tempo avanzato di Simone Anzani, che non si smentisce. Il tema importante non solo per i muri, gara 3, 4 muri Anzani, 4 muri Podrasciani, in malattacco nella parte centrale, lo sa Stankovic, lo sa Sokolov, ma Anzani trova un angolo pazzesco sui 4 metri verso il posto 1, un gran primo tempo per Simone, ottimo inizio. Un altro bombardiere, c'è Alec Atanasievic, ha prolungato il contratto nella sua Perugia, va a piazzare un pallone sul nastro con Osmani Montorena, primo tempo di Stankovic. Palla, tentativo di salvarla, ma arriva ancora un muro vincente per la formazione della... Deve altrettanto tenere in memoria che con palla staccata e palla sporca, il lavoro sporco lo va sicuramente a domesticare Stankovic. Anzani non lo segue, De Cecco staccato da rete ed è il primo tempo che fa male con palla staccata, con Michael Christensen ora che fa passare il capitano. 3-2 per la Lube, Stankovic a servire. Diagonale insidiosissimo con l'attacco da parte di Russell, lo sbaglia, va a cercare la parte alta del muro, non lo trova, il doppio vantaggio adesso per la Lube. Molto preoccupato sulla ricezione, che è stato cecchinato, pluri cecchinato direi nel posto 5, riceve bene, ha il tempo per arrivare ma il braccio lo tradisce perché cercano nel campo ma le mani di Sokolo che rimangono ferme. Sokolo, miglior muratore di posto 2 rispetto a Tanasevic, non si muove e non c'è il tocco. Daga Stankovic, il servo verso Ivan Zaitsev, De Cecco va a cercare, questa volta Russell non sbaglia il diagonale, invece di giocare lungo linea trova questo attacco ad incrociare. Cambia la situazione ora, sgravato dalla ricezione, c'è una probabile pipe di Zaitsev, Kandelarov il doppio saltino. Ma il problema è che Sokolov scorre e va sulla parallela. Prima palla di Russell, la diagonale da tenere a muro. Sentiamolo ora. Americano, eccolo qua, uno di svantaggio da parte di Perugia verso Svani Vantorena con Christensen che cerca il primo tempo avanzato di Cesser. Si insacca ancora tra muro e rete, il punto per la Lube, numero 5. Interessante scelta da parte di Christensen di lavorare bene con la tesa al centro per costringere Anzani a fronteggiare l'attacco di tesa, sapendo che il punto debole è l'aiuto, l'assistenza di De Cecco, pronto poi per innescare una pipe con Guantorena oppure palle molto rapide e veloci con Sokolo. Guarda un po' che arriva qua, il bulgaro pronto ad asservire, sbaglia il primo servizio, il punto numero 4 per la serie. È molto nervoso Sokolo perché in questa serie manca la battuta, non mancano i palloni di rifornimento al di là di tutto, perché pian pianino nell'arco della serie è il miglior attaccante opposto rispetto a Tanasevic sull'attacco puro di palla alta, ma fa fatica ancora a trovare il ritmo. Lui a servire il centrale di Perugia, lungo linea su Giri Kovar.
con Christensen verso Jericho all'altezza, e l'altezza c'è, ma c'è Simone Anzani dopo il tocco a muro. De Cecco va a sedere di nuovo dall'altra parte per Zaitsev, il punto non arriva perché va a cercare anche Zaitsev la parte alta del muro che non trova. Due problematiche diverse, quello di Jericho che ha sbagliato il tempo di salto completamente, questo di Ivan Zaitsev che cerca un colpo alto ma è la mano che lo tradisce, non frusta il polso, non addomestica quel pallone, pallone che va a colpire quasi Stankovic. Nessuno di Jericho lo piazza verso Zaitsev, si deve allungare per ricevere, Cecco lo serve, lo Zar tocca quel pallone in allungo, Osmani Vantorena corre a alzare quella palla con Sokolov che la deve appoggiare nel punto dove c'è spazio, dove c'è spazio il punto per, attenzione la Lube perché adesso sono tre di vantaggio. Molto bravo Jericho che spariglia completamente le simmetrie mura e difesa, ma al di là di Zaitsev che toglie le mani, si guardano in faccia, Tanasevic è fuori in posizione ed è Aaron Russell ad andare su quella palla, fermo restando che anche Kolacic, vista l'impossibilità di Sokolov di attaccare, deve comunque muoversi verso quella palla e volare per tenere vivo quel pallone che torna a giri. Eccolo qua, giri cover di nuovo a piazzarlo verso Russell. De Cecco, palla alta per Atanasievic, un attacco potente con Osmani Vantorena che però sbaglia tutto, perde proprio il tempo nel recuperare quel pallone, non è un errore da Osmani. Castiterina ha eseguito un muro di contenimento spettacolare, poi ovviamente mi va a declassare un bagger d'appoggio squinternato facendolo passare sopra la testa di Rapisarda, secondo arbitro buon per i sermaniaci. Ora attendiamo la risposta, diciamo che Cecco va a trovare un grandissimo ace lungo linea perfetto con il regista argentino. Fotografata la situazione di difficoltà nel bagger di appoggio, ora viene fotografata questa palla non irresistibile attorno ai 100 km all'ora ma precisissima, va alla sinistra, bazzale la riga, la lascia Osmani Guantorena ed è punto per la 64. Ancora Luciano De Cecco, vediamo cosa sceglierà, sceglie sempre lo stesso punto, un pochino più interno, l'attacco di Osmani Guantorena, risponde Osmani 8-6, doppio vantaggio di nuovo per la non Lube. Ci sono perché tempi per Michael Christensen contro Sterba, ci sono super alla mano infuocatissime. Non ce la fa ad arrivare su questo pallone Atanasievic. La scelta è vado sulla linea o sulla Diago. Guardare bene come entra in anticipo Osmani con le spalle e guarda la direzione d'attacco. Diagonale imprendibile anche per la concentrazione di Lanzaglia con Chester a servire questo pallone che se ne va. Il punto numero 7 per la sera, meno uno di nuovo. Nel turno al servizio di Rico Cesterbo, di un salto flottante, ha creato gravi problemi al sistema di ricezione dell'Azibot Modena e nella stessa situazione anche Aaron Russell e Taylor Sander, ma questo pallone viene spinto fuori in maniera innocua. Attenzione, lì era lo Zara, Ivan Zaitsev sul 7-8 va a servire potentissimo su Jericho. Christensen sceglie l'attacco di Sokolov, l'attacco di Sokolov sulle mani del muro, c'è Zaitsev in fondo al campo, De Cecco per Atanasievic. Mamma, palla ad incrociare perfetta sulle righe, credo. Queste palle le segue solo Alexander Atanasievic. È in grado di fotonizzare quel pallone, di farlo sparire. Il problema è Stankovic, arriva in ritardo. Su questa palla obbligata, centrale del suo livello, deve essere più rapido, più veloce e ricordarsi che Atanasievic ama lavorare questi palloni sui 3,5 metri in diagonale e ma quindi anche Michael Christensen deve arrivare a difendere. Ma si parte sempre dallo Zarda, questo servizio, 8 pari, siamo nel primo set di questa finale, bomba con Stankovic alzare in bagger, da lontano Sokolov va a aggiustare e lui questi palloni li sa aggiustare sul muro che tra l'altro si era anche triplicato. Una palla difficilissima questa per Sokolov, molto bravo a cercare il terzo di rete, non so come abbia fatto, d'accordo, Alexandra Atanasievic arriva in ritardo pur aspettando, giusta la scelta, ma sono le mani che non entrano dentro e sulle mani si va a scagliare l'attacco potente. Mica Christensen 9-8 sul nastro, è attento Luciano De Cecco, deve palleggiare Marco Podrasciani, Russell lo deve piazzare ma la palla è troppo morbida e arriva il muro vincente, ma attenzione perché c'è un check per l'invasione che chiama Bernardi però. Allora innanzitutto andiamo a mettere il riflettore su Aaron Russell, dopo l'errore in attacco è abbastanza timido l'approccio e cerca un muro per poterla coprire, non va in autocopertura e quindi come mai cerchi questo colpo sul muro? Problemi proprio anche di convinzione sulla capacità di arrivare ad attaccare alto su quelle mani. Mani di Sokolov che sembra che abbiano toccato la rete, quindi ora sarà da Fritz Fahrer quel frame con Paolo Nibardi che è pronto. Aspettiamo di capire. Sì, sì. Immediatamente Bernardi con tutta la squadra ha chiamato il cieco sull'invasione. Insomma, il muro
l'errore comunque c'era stato, attenzione, nell'attacco da parte della formazione di Perugia. Vediamo un po' l'espressione, non mi sembra che, vediamo un po', vedremo l'immagine, sembra che da quell'espressione tocco. Sembra che non ci sia, vedremo, nulla da verificare. Aspettiamo, vediamo. Invasione sì o no? No touch, tutto molto distante dalla rete, per cui è nulla. Punto per la Lube Civitanova Marche. Invasione, non c'è il punto per la Lube, confermato. Insomma, si arrabbia un po' Bernardi. Ma Bernardi dice non si vede neanche il pallone, ma non è il nostro problema. Il problema è vedere l'invasione sul nastro. Poi bisogna avere anche fiducia e quindi evitare ora in questa fase di iniziare pian pianino a caricare la polveriera. Noi non potevamo sapere se era in un modo o nell'altro. No. È tutto a posto. Quindi signor Boris va a tranquillizzare Luciano De Secco, che ovviamente dice a tutta quanta la squadra: ragazzi, lasciamo perdere, control and più canch, cancelliamo questa situazione e pensiamo alla battuta di Marco. Eccolo qua, Lavagliano, 10-8 per la Lube, lo sguardo di Luciano De Secco, il più 2 per la squadra campione d'Italia in casa della formazione. Diventa più 3 perché arriva Leisa di Mika Christensen, il punto numero 11. Comincia a utilizzare il servizio, anche se insomma Medvedev dice che non sarà l'arma fondamentale, però insomma qualche dubbio ce l'ho. Rimane lì sperando che quel pallone avesse una traiettoria per andare a spizzicare il verde, così non è stato. Una palla non difficilissima, ma profonda quanto basta per Mika Christensen. E ancora Mika Christensen, 11-8, si sposta Massimo Golashi, all'ultimo quasi lo prende l'americano, però arriva il punto numero 9 per la Lube. Per Perugia, scusate. Colaci è un giocatore che ci mette la faccia in ogni singolo fondamentale di difesa, in questo momento molto importante, segue la traiettoria fino in fondo. Podrascianen verso Girikova, l'ha volato intanto Grebenico, Christensen aggiustare per Sokolov, l'attacco di Sokolov, bomba, ma che cosa prende Marco Podrascianen. Girikova, Christensen, primo tempo di Stankovic, ancora recuperato il pallone dalla formazione di Perugia. Zaitsev per Atanasievic, che però va a sbagliare il punto, chiedono ancora Atanasievic, chiede ancora, allora, qualcosa, però non c'è nulla. Ha visto l'invasione della rete, ma la rete si è mossa dopo che Stankovic è sceso e si è girato con la palla che è abbondantemente andata all'esterno. Molto bravo Simone Anzani ad andare nell'uno contro uno con Dragan Stankovic, e quindi si vede un po' troppo sotto la rete e non poteva giocare a diagonale stretta perché la palla era molto alta. Si vede le mani di Anzani e nel contrattacco primo errore importante per Bata Atanasievic. Mani con Torena verso Anzani, ammortizza lui quel pallone, De Secco sui 4 metri, l'attacco da Atanasievic, ancora una palla che rimane, che fa rimanere bloccati, inchiodati lì per terra i giocatori della Lube. Atanasievic attanaglia quel pallone e lo attacca nella sua traiettoria, lo stringe un po' meno, quindi avrebbe dovuto migliorare la capacità di Stankovic, che però in partenza fa un passo alla sua destra per cercare di anticipare la traiettoria di De Secco, ed è quel piccolo passo che non dà la possibilità al centrale di chiudere questo tipo di traiettoria. Bata, Atanasievic, è tutto tuo. Alec Atanasievic, 2 punti di vantaggio per la Lube. Atanasievic spara tutto braccio con Grebenico, Christensen ad aggiustare per Sokolo, l'attacco di Sokolo che bravo schiappo, prende Massimo Golashi con Ivan Zazimbaga, l'attacco di Aaron Russell, quella palla che danza lì, il tocco di Sokolo, quello di Christensen, Girikova a cercare le mani, che ci sono le mani, ci sono, c'è il tocco. Luciano De Secco, mano sinistra di De Secco, cecchinata da Girikova, mamma mia che azione, intanto azione, le mani. Ci sono, c'è il tocco. Luciano De Secco, mano sinistra di De Secco, cecchinata da Girikova. Mamma mia che azione. Intanto azione di Colaci che tiene vivo quel pallone col defibrillatore. Poi autocopertura di Sokolov. Le mani sono quelle della mano sinistra di De Secco che vola via. Importante con giocatori come Girikova. Fermi con quelle mani. Mani in alto, ma invadenti. Stankovic, 3 di vantaggio per la Lube. Adesso Zaitsev e De Secco, palla alta per Atanasievic, ecco diagonale, questa volta c'è Christensen, ben appoggiato, appostato con Stankovic per Girikova, sbaglia tutto, la palla era fuori, la prende comunque Massimo Golashi, ancora Atanasievic, il serbo spara di nuovo su Christensen, questa volta ancora più potente. Non c'è problema, punto. Nel dubbio Maurizio prendila, e Golashi lo sa, e Golashi offre un'altra opportunità di contrattacco, di nuovo contrattacco
su Atanasievic, di nuovo gravi problemi per il centrale Cester, che non riesce a chiudere su questa traiettoria, impensierito da un improbabile palla spinta. Aaron Russell in grande difficoltà in questa fase. Michael Christensen non riesce a verticalizzare, è un americano due punti da recuperare per la sera, la Lube che lo colpì, sì, 13-11 ancora su Giricova. Questo servizio Christensen lo serve, Giricova attacca, una grandissima palla, bravo Giri, bravo Giri, 14-11. Antani inchiodato con la palla staccata da rete, non si muove, lascia nell'uno contro uno Luciano Del Cecco. Giricova vede che davanti a sé non c'è nulla e quindi con la mano può trazionare e chiudere il colpo sul territorio di diagonale. L'uno contro uno, Giricova passa, attenzione, Sokolov viene da un errore diretto, seguiamolo. Svetan, Sokolov, 3 di vantaggio per la Lube, sbaglia ancora, ancora più brutto dell'altro errore precedente che aveva fatto. Insomma, bisticcia un po' con questo pallone, assolutamente sì, ma c'ha questa capacità di aggressione in quel pallone per deformarlo, e vorrebbe deformare anche l'avambraccio del ricevitore avversario, ma non riesce a trovare la tranquillità del lancio e del colpo su quella palla. Attenzione Manzani, più due per la Lube. Christensen di seconda, è ancora l'occhio vincente del regista. È bravo, Guaiano. È bravo, ha tirato giù un primo tempo. Atanasievic è ben posizionato, in attenzione lo vediamo, però non può fare nulla perché la velocità d'uscita del pallone di Michael Christensen che è spettacolare. Giricova non deve sbagliare ora, zona di conflitto alla destra di Ivan Zaitsev, se vuoi creare problemi allo Zar, guarda come passeggia, punto diretto alla sinistra dello Zar, passeggia Bernardi, sguardo basso, cerca la concentrazione, c'è la Lube avanti di più tre, con Giricova a servire, anche Giricova brutto servizio, io ne conto tre servizi brutti 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 della formazione della Lube, rimane avanti più due comunque. Gestione orripilante da parte di Giricova del lancio della palla troppo avanti e ha sbagliato di nuovo il tempo di salto. Altro il pallone che arriva in metà della rete, la risposta di Luciano che da un punto diretto. E Luciano De Cecco in diagonale su Giricova, Christensen prolunga ancora rischiando l'invasione, Volaci in bagger, l'attacco di Atanasievic, il muro vincente, Osmani Montorena porta a 16 i punti, a più 3 di nuovo la Lube. Grande azione di potenza, di elevazione di Michael Christensen, poi qui Atanasievic mi sbaglia l'uomo da andare a colpire, è Osmani che va colpito. Arriva bene Enrico Cester, si porta il suo primo monster block sull'attacco di Atanasievic. Enrico Cester vola verso Osmani, verso Ivan Zajc, la pipe di Russell, sporcato quel muro a due, Osmani Mantorena rimane bloccato per terra con la palla che scende in modo morbido e a dare il punto numero 14. Sviluppo tattico perfetto, linea vettoriale di apertura con Ivan Zajc che tiene la ricezione, fa dietro, gioca una pipe, bene Stankovic, ma Osmani scivola con le scarpe, non riesce a frenare ad andare a questo pallone che torna ora allo Zar. Due battute spaventose per lui. Ancora Ivan Zajc, adesso è il suo turno in battuta. Cosa tira addosso a Grebennikov? Christensen sceglie Sokolov, l'attacco di Sokolov è una saetta, è una saetta. Applausi per Jena Grebennikov, una ricezione sopra 120 km all'ora, in mezzo alle mani di Russell, esatto, lì il pallone non deve passare. Colaci era ben posizionato sulla parallela ed è importante quella parallela tenerla, un pallone dalla seconda linea poi soprattutto. Ora ci vuole parlare sopra Lorenzo Bernardi, chiama time out e quindi andiamo a sentire, sentiamo Medei, vai. Abbiamo lasciato tranquillo Medeco con l'uno contro uno con Sokolov, perché insomma non si fa mai, in questo caso cerchiamo di essere come sempre, di seguire le linee, insomma, di questa, segue altre linee di indicazioni che ci devono essere. Gioca pochi primi tempi in questa fase, li ha provati, ma però lavora molto su Svetlana Sokolov rispetto al primo set di Civitanova Marche, dove ha attaccato un solo pallone col 100%. Michael Christensen viene da 3, una battuta al suo posto 6-5. 3 di vantaggio per la Lube, con Michael Christensen a servire questa qua palla in questo primo set di questa finale scudetto decisiva. Rassene di eccezione, primo tempo di Marco Potrascene, New Look
neanche guarda quel pallone, lo mette giù e basta. Di nuovo attaccano Luca verso il posto 1 di Marco, la palla è bassina, però è molto bravo Marco ad apprimersi con il busto, creare la spazzatura necessaria per frustare questo pallone verso il posto 1 lungo, che toglie la palla a Stankovic. Rascianin verso Grebenico, Christensen sui 3 metri, il primo tempo avanzato fantastico di Stankovic. Anzani non rimane vicino a Tanasevic e quindi Stankovic vede dall'altra parte tutte le traiettorie, di diagonale libera e quindi punisce. Tentativo di Atanasevic senza muro, buon primo tempo di Michael Christensen che attacca di nuovo con tesa al centro. Si prende il fischio Smani Mantorena che va a servire questo pallone su Ivan Zajc, suo compagno in nazionale. Dececco per Atanasevic, mani fuori di Magnum Atanasevic, il punto numero 16. Magnum attacca alto, la palla in prima linea e quindi sceglie una traiettoria di spin sempre lì, mezzo muro diagonale, questa volta però sceglie la pizzatrice dell'angolo lunga e quindi va a prendere il differenziale tra la mano destra di Giricovar e la mano sinistra di Stankovic. Mani fuori del punto per Magnum. Occhio Atanasevic, due di svantaggio per la Sire, due da amministrare invece per la Lube in questo primo set verso Grebenico, sempre in posto 6. Christensen spunto, Mario Mantorena, ma spunta anche il muro di Simone Anzani, 17-18, uno solo da recuperare per la Sire. Se la stava aspettando dalla rotazione precedente Anzani, che ha lasciato primi tempi con Stankovic e rimane lì per la parte di Guantorena e quindi salta e sceglie bene Anzani, che va a mettere le mani in faccia del primo, il monster block per i Sir Maniaci. 18-17, la Lube rimane avanti di un punto con ancora Alec Atanasevic pronto ad andare al servizio in questa seconda parte di primo set. Arriva l'ace di Atanasevic, 18 pari, tutto in parità. Difficile per Atanasevic andare a colpire Giricovar col suo modo che ha per battere una palla forte su Grebenico e poi cambia all'ultimo istante con uno spin che fa sparire il pallone. Pazzesca questa azione di Atanasevic. Lorenzo Bernardi, ascoltiamolo, vai. I Sir Maniaci esplodono su questo punto importantissimo e la battuta di Atanasevic, e lo sa la Lube nel cuore quanto ha fatto male soprattutto in gara 3. È tutto pronto di nuovo per cercare di far ribissare Alec Atanasevic, che ha messo nel terzo set 117 km all'ora il suo servizio in quelle di Civitanova. Valutiamo che insomma il servizio più potente attorno ai 120 km all'ora. Di Sokolov, dei playoff è suo. Alec Atanasevic, dopo lei se si rientra in campo il timeout è richiesto ovviamente dalla panchina di Medei. Atanasevic ancora bomba su Grebenico, questa volta ammortizza bene. Christensen sceglie dall'altra parte Sokolov, grande palla. Risponde Sokolov, ma risponde anche Ivan Zajc con Dececco sui 3 metri. Atanasevic attacca e cerca di sporcare sul muro, ma c'è Grebenico, poi Sokolov attacca in questo diagonale. E quella palla che schizza dopo il tocco dei giocatori in mezzo al campo. Perugini, il tocco di Anzani che va in mezzo al pubblico. Sale l'asticella e non è Tamberi che era venuto a salutare Civitanova Marche, ma è Grebenico che si tuffa su questo pallone nella ricostruzione. Sokolov gira una palla sulla diagonale stretta, solo un braccio per Dececco, due braccia in ritardo, le due braccia arrivano sul bagger ma svassoiano questo pallone verso i sei manieci di Anzani. Raga Stankovic 19-18, la Lube è tornata avanti in questo primo set, ma ancora un errore al servizio, forza su questo fondamentale, la squadra di Medei paga perché arriva il 19 pari, adesso Rassele se ne andrà la battuta. Ora si gioca la battuta in salto flottante di Candelaro per creare. È chiaro che la prova. Mi sono perso un cambio. Eh sì, che è Aaron Russell, 19 pari. 19 pari in questo primo set, finale scudetto, sempre tutto in equilibrio in questo ultimo atto di questo campionato di Superlega. Sul nastro scende un po' di fortuna, ma il nastro si va a mirare, in vantaggio del suo periodo. Il nastro si inchina alla potenza, alla direzione di Alec Atanasevic prima ed ora fa passare Aaron Russell, scende
e crea problemi con Michael Christensen, che invece di spingere in avanti come un dragster senza varichina, flippa rapido e veloce con le quelle suole. Ancora Russell, ancora Leis, questa volta ci cade anche allungandosi in recessione Osmani Mantorena, ancora Leis al secondo consecutivo per Aaron Russell. Non so se mi giocherei un time out, mi sa, perché deve spezzare questo momento molto importante con battute che vanno nella sezione di conflitto. Ancora il nastro crea problemi a Osmani Mantorena. Bernardi, 108 km all'ora Aaron Russell, non irresistibile ma precisa nella zona di conflitto. È una bolsa infernale il palo angelese, la wild sensation con i tifosi della Lube nel cuore in fondo a destra, tutta la squadra parla da sola, Lorenzo li lascia tranquilli, è una scudo energetico su cui poter dare energia a Aaron Russell per ritornare a far rivivere lo spettro delle battute di gara 3 all'interno del palo evangelisti. Eccoci. Tutto pronto ora? Eh sì, rientrano in campo i ragazzi di Perugia, sono già dentro qualche secondo prima i giocatori della Lube, 21-19, è cambiato un po' la situazione in questo finale di set con la Lube sempre davanti, adesso dietro di due lunghezze, con sfruttando tantissimo Perugia il servizio, perché insomma sono 4 gli ace fino a questo momento e 2 di Aaron Russell. Ancora serve, questa volta sbaglia un punto recuperato dalla Lube che adesso accorcia. Occhio perché c'è un cambio, perché Zukowski viene dentro al posto di... Dopo due errori diretti in rete, ora Zukowski, che è una sparapallone umana, può arrivare ad attaccare il pallone dai 9 metri sacrificando Sokolov e casomai sovraccaricando Osmani su un probabile contrattacco e giri cover. Ora, occhio, vediamo le scelte occhio a Zukowski andare al servizio. 20-21, serve molto bene su Colacide, cerco primo tempo avanzato di Simone Anzani, 22-20. Cestè rimane in lettura, non crede nello sviluppo di un primo tempo, ma De Cecco è fulmineo. Di nuovo in mezzo alle mani, Anzani, la sua velocità di braccio, De Cecco, le sue 10 dita per spingere questo pallone veloce. Con un Zukowski che ha eseguito un'ottima battuta, ma la ricezione di Colacci è stata spettacolare come risposta. Sulle mani per Anzani, attenzione ad Osmani. Simone Anzani lo piazza in diagonale su Giricovar, Christensen offre questo pallone a Sokolov e ancora lui. Il servizio non va bene, ma gli attacchi sono perfetti. 21esimo punto con Sokolov. Si è giocato Cesarini nel posto di Russell, è intenzionato Cesarini quel pallone, però Cesarini non riesce assolutamente a fare gol con questa palla impossibile da prendere. Tanta la parallela lasciata da Ivan Zaitsev, Sokolov lo vede e lo punisce. Taylor Sander al servizio, vuole un break point diretto, vediamo se lo cercherà ora. Vediamo un po'. Tornato nel nostro campionato dopo Verona, serve bene su Colaci. De Cecco in mezzo al campo, il primo tempo aiutato anche dal nastro, ma c'è quella traiettoria di Marco Podrasciani, 23-21. Non l'aveva mai seguito in questa rotazione, lo fa con un primo tempo che viene tagliato in maniera esasperata, sfilonato questo pallone alla destra dell'assistenza di Sokolov e non riesce ad arrivare in accosciata su questa palla che torna ora sulle braccia di Luciano De Cecco, sulla mano di Luciano De Cecco, sul braccio di Luciano De Cecco. Nastro scende quel pallone ancora nel campo della Lube, che veniva a palleggiare, grande palla per Osmani Mantorena che risponde altrettanto in maniera meravigliosa. 22esimo punto per la Lube. Se non metti bene le mani su Osmani, Osmani te le smeriglia, non c'è nulla da fare. Tanasevic staccato da rete, non entra con le mani, e quando la palla filo rete, cari amici, bisogna andare con le mani su quel pallone. Osmani poi una precisione chirurgica riesce ovviamente ad incidere su questa Davide Cannellaro fatte. Fuori Stankovic ha detto, tra l'altro Davide Cannellaro potrebbe essere uno proprio dei centrali che potrebbe arrivare a Perugia nella prossima stagione. 23-22, un punto di vantaggio per Perugia con Enrico Cester, sia Cannellaro che Cester saranno in nazionale con Chicco Blengini tra i convocati. Cester va a servire questo pallone lungo linea su Berger, De Cecco, la pipe di Aaron e Russell. 24-22, due set point per la Sir. La scelta di Bernardi è stata quella di
mettere un ricevitore in posto 4 che abbia Nespiere per eventuale palla di posto 4, ma De Cecco che cosa fa? Imposta una palla con Aaron Russell che attacca perfettamente questo pallone, perché c'è al servizio Ivan Zajcev. 24-22, set point per in un set che ha cambiato insomma ad un certo punto grazie proprio al servizio. Mamma mia che cosa va a tirare Ivan Zajcev, recupero quasi fuori dal campo Christensen, evviva. Con il tocco da parte di Stankovic, molto brava la Lube, ci prova ad attaccare questo pallone, Aaron Russell apre le mani di Stankovic, 25-22, veramente con la forza e con la voglia la formazione di Perugia si va a prendere questo set, quando la Lube invece era avanti, è stata avanti anche con doppio tripli vantaggi, ma sicuramente il servizio ha fatto la differenza nel finale con un grande Aaron Russell, poi da lì Luciano De Cecco ha fatto lavorare bene anche i suoi centrali e insomma Perugia si prende il primo set di questo atto finale di manca verso lo il scudetto. Muro di Civitanova sulle palle obbligate, sulle palle in cui le traiettorie d'attacco sono state rispettate, quindi molta più precisione per la Lube. Assolutamente. Palla Evangelisti, finale scudetto, ultimo atto tra poco di nuovo insieme e riapriamo con il nostro studio. Claudio, partenza diesel per Perugia con qualche errore di troppo in attacco, poi pian piano è entrato il servizio anche con un pizzico di fortuna. Sì, devo dire che comunque Civitanova ha fatto un ottimo primo set, Christensen ha distribuito il gioco da Christensen sia tatticamente che tecnicamente, variando molto il gioco. Le battute di Perugia inizialmente hanno trovato una solida opposizione in Grebennikov, ha subito tre ace, one to rain, questo è il dato negativo per la squadra ospite, ma col cuore, con la costanza, senza farsi impressionare, grazie a un pizzico di fortuna con due ace che hanno toccato il nastro consecutivamente e a un grande muro di Anzani, Perugia piano piano è tornato a sotto. Christensen al momento forse la sua migliore partita della serie. Sicuramente un grandissimo set, come ne aveva fatto uno anche in gara 4 e un altrettanto in gara 2, ma in questo momento non è bastato a Civitanova. Siamo pronti per il secondo set. Eccoci qua, di nuovo in diretta, insomma, le persone di attacco sono molto molto buone per tutte e due le formazioni, fa la differenza. Quello che dice Amedei invece non si sta avverando, perché la differenza la sta facendo proprio il servizio, perché da quel servizio di Russell, il punto diretto sì, il problema è che la battuta mediamente per Civitanova è scarsa, nel senso che De Cecco ha avuto palloni attaccati alla rete dinti di 3 metri e leggermente anche spostati su cui poter innestare una buona distribuzione. Detto questo, ovviamente il contrattacco è andato bene per le cucine di Civitanova Marche, deve partire proprio da questo tipo di dato e poi migliorare un po' la ricezione per obbligare Michael Christensen sviscerare un po' più di imprevedibilità con delle pipe che hanno dato una buona opportunità al muro, l'unico di Anzani, di andare a fermare Osmani Wantorena. L'opportunità comunque saranno pronte per tutti quanti i telespettatori, perché su Rai Gulp riparte Spike Team, la terza serie olimpicamente Spike prodotta con Rai Fission. Rai Gulp la metterà in onda l'8 di maggio tutte le mattine alle 6.55, patrocinata dalla Federazione Anna Pallavolo, ed è una cosa rara che non esista al mondo, perché non c'è nessun cartone nato al mondo prodotto per Rai Ragazzi. Guardatelo. Che parla di sport e parla di spirito sportivo, di spirito d'Olimpia. Saremo nelle piazze d'Italia e giocheremo a pallavolo, per cui seguite Spy Team Ragazzi. Christensen si riparte da Micchia Christensen, che insomma sta facendo questo finale di stagione molto molto bello, lui che qualche problemino ce l'ha avuto visto che ci doveva essere lo scambio con Bruno. Christensen trova l'ace. Ritorniamo e il primo punto per la Lube. A rivedere le problematiche di Aaron Russell non mascherate dalla grande capacità di Michael Christensen di bloccare quel braccio, flottare, far cadere il pallone, viene frizzato, fotografato, instagrammato, ma punito Aaron Russell. Eccolo qua, ancora lui, Michael Christensen, 1-0 per la Lube in questo inizio di secondo set. Russell in ricezione, l'altra parte dell'attacco da Danasiewicz, c'è un grande muro. Dragan Stankovic, grande palla questa, Stankovic entra con le manine, ma Danasiewicz che non entra dritto con il braccio da ignorante come piace a Gino Sirci, sui 3 metri per coprire però. Ancora Christensen, i fischi per lui, appoggiato in posto 6, ancora qualche problema, lo salva quel pallone di Cecco, poi lo rimette di là Ivan Zajcev. Christensen per Sokolov, attacca lungo linea, forse la palla è out, però chiamano un check per il tocco. Ti posso dire che potrebbe c'è essere, stato perché ha mosso le mani verso la palla Aaron Russell, invece di rimanere lì lasciando il pallone verso Colaci,
Mi è sembrato che ci fosse stato questo spostamento. Lo rivediamo da questa angolazione, Maurizio. Vincenzo Belli ce lo fa rivedere questo, questa... La mano sinistra di Aaron Russell. Difficile da vederla così. Colacci dice no. Colacci non la tocca. È chiaro che se l'ha toccata, l'ha toccata Russell. Paolo Nibardi, video cecchista. Vediamo. Quel frame. Meno male che c'è il video check, comunque, perché possiamo dirlo. Meno male che c'è il video check per chiarire alcuni aspetti. Ricordiamo anche gli arbitri possono chiamare il video check. 5 a partita. C'è il tocco. C'è il tocco, eccolo qua. E infatti, il video check serve perché. Mano colpita, cecchinata, indice. E anulare, attaccati su questo pallone, ritorna Michael Christensen, 3-0 per la Lube, parte battuta forte, sta battendo bene, parte forte la squadra di Medea, sempre con Medei, con Christensen al, al servizio, dietro di lui i tifosi della Grebennikov. Christensen, siamo lì apposta per difendere. Ok, che il terzo di rete è arrivato e ha messo le mani lasciando libera questa traiettoria. Va bene, concorso di colpa, chi c'è? Il nastro che ha tagliato questo pallone, ma la tagliata l'ha fatta Nesevi su quella traiettoria, deve essere pronto ancora con Potrascian in giri di cova in ricezione. Christensen serve Osmani, Vantorena sul braccio prova ad allungarlo Ivan Zaitsev. Ma non era facile, sai perché? Perché no. Ha giocato una veloce dietro spostata, si è ridotto lo spazio andando verso l'asticella, lo rivediamo, abbassa la traiettoria, toglie completamente il tempo Aaron Russell perché sbraccia, verticalizza e poi cerca di invadere, ma quel pallone braccia, verticalizza e poi cerca di invadere, ma quel pallone è veloce, rapido, Ivan Zaitsev prova a mettere la paletta del vigile ma non può voltare il pallone che passa. Osmani non torna sul nastro in diagonale su Aaron Russell, Luciano De Cecco l'argentino per Aaron Russell difende Grebennikov. C'è però un'invasione da parte dei giocatori del Lube, forse Sokolov dovrebbe Sokolov si muove nel tentativo perché cerca sempre di andare dentro mettendo, dando potenza a questo modo di entrare con le mani. Lo rivediamo, la rete si muove già. Salendo, Sokolov tocca la rete, c'era stata la difesa di Jena, che Bernikov, attenzione, Atanasevic viene da una serie mostruosa di sopra dei 120 km all'ora. Alec Atanasevic 4-2. Sbaglia il, l'opposto servo, il quinto punto per la Lube, 3 di vantaggio. Sì, questa volta ha cercato di nuovo di andare a mettere quel pallone alla destra di Osmani, però battendo più centrale verso il posto 6 ha ridotto l'angolo e quindi non è riuscito a gestire bene questa traiettoria, questo pallone che torna, Capitan Stankovic. Eccolo qua, Dragan Stankovic, il centrale serbo sul 5-2 a servire verso Ivan Zaitsev. Cecco aggiusta il pallone per Aaron Russell, lo piazza ma non è così deciso, c'è Osmani verso Ivan Zaitsev. Cecco aggiusta il pallone per Aaron Russell, lo piazza ma non è così deciso, c'è Osmani per Torena. Christensen per l'attacco di Jirigovar, bello, alto, mani fuori, il punto numero 6 per la Lube. Disastro per il muro che è troppo in anticipo, c'è troppa voglia di prendere muri, quindi si espone con queste mani, prima difesa e di contrattacco con Jirigovar che attacca questo pallone sulle mani, posto 2. Sentiamo, molto bene, sentiamo la panchina della Lube. Molto bene. Lavorare sul nastro e ricordiamoci sempre la copertura, vedi Ciri che ha tirato alto ma questi palloni qui possono venire anche dalla nostra parte, sempre uno lungo in 6 pronti per i rimbalzi alti, ok? Bene raga, dai! Il contrattacco andava bene, sono arrivate le statistiche, 6 palloni difesi, 67% in attacco contro il 38% su 8 palloni del Sarticona Perugia che ha supportato lo 0% in attacco di Ivan Zaitsev, molto attento a sacrificarsi nella fase di ricezione, però con palloni abbastanza difficili, un errore e una palla difesa contrattaccata. Altri giocatori stellari, attacco di squadra 59% contro 62% della Cucina Lube Civitanova che ovviamente attacca bene, contrattacca bene, ma ha subito, come abbiamo ricordato, i 4 punti a servizio a 6-7. Berger lo mette dentro immediatamente Bernardi e al posto di Russell con Stankovic che adesso se ne va al servizio, il 4 di vantaggio per una Lube che non vuole assolutamente far andare via Perugia questa finale, ultima finale scudetto. Bene. Berger ricezione, diciamo di Cecco per la pipe di Ivan Zaitsev, protezione Sokolov a muro, molto buona. Primo tempo avanzato di ancora di Simone Anzani, ma ancora un grande muro della Lube. Palla altissima per Atanasievic che sbatte sopra il muro duplicato, le mani corse di Jirigova. Il terzo punto per la sera. È una linea pazzesca a muro, il muro della Lube fa la voce grossa sul primo attacco, sul primo tempo,
sulla pipe, ma non riesce a fare nulla perché Altanasiewicz ritarda il colpo e tira su l'ultimo anello della curva del Sirmaniasi. Mani è fuori. Lo segue Berger. Sbaglia Berger, il settimo punto per la Cucina Lube Civitanova. La scelta di Lorenzo Bernardi è stata quella di lasciare leggermente a riposo, nonostante avesse avuto un buon 57% in attacco, un 75% di ricezione con 50% di zone positive. Il calo in secondo set lo preoccupa molto. Sbaglia anche Sokolov, il quarto punto adesso per la Sir, doppi errori da una parte e dall'altra. Deve calmarsi di più, deve rimanere più tranquillo, prendersi un pochino più tempo, lanciare la palla un po' più alta e poi iniziare a trovare il campo, per trovare piano pianino la voglia poi di iniziare a mettere. Certo che una battuta piazzata di Sokolov arriva come minimo 80 km all'ora, è già difficile quella da ricevere. C'è buona palla. Simone Anzani diagonale, diamo la risposta con Sokolov. Buona palla. Simone Anzani diagonale, diamo la risposta con Sokolov. Il muro vincente con Marco Podrashanin, l'altro ex di questa sfida, insieme a Ivan Zajc e Harry. Palla drammaticamente bassa e corta, Sokolov l'attacca, ma Ivan Zajc che si mette bene come un'ombra di fronte a Sokolov, quindi le mani dello zar ben posizionati e le mani di tempo, il piano di rimbalzo verso il centro del campo. Si era giocato il video check Mayday, se l'è perso, punto. Eccolo qua, Simone Anzani, lo sguardo di Osmani Vantorena, il 7-5, il più 2 per la Lube di questo secondo parziale. Il primo è stato vinto da Perugia, vola via e anche malaccio questo servizio da parte di Simone Anzani, 3-3 di nuovo per la Lube. Sì, partita pazzesca per quanto riguarda lo sviluppo di entrambi i palleggiatori con la palla doppia positiva, percentuali d'attacco mostruose, 80% la Sir, 88% i Cucinieri, batte di verso Ivan Zajc, del cerco in mezzo al campo, serve lo Zar, l'attacco sul muro Grebenikov. Free ball. Christensen prova a prolungare il tocco di Zajc, il punto per la formazione della Sir, il guizzo di Zajc. Allora, chiama Jack se vuoi. Ok. Christensen si lamenta, c'è che sta doppio. No, era doppio, era buono. Era... È una palla che ha tenuto in vita Michael Christensen, l'ha portata via ma è ininfluente eventualmente quel tocco di Ivan Zajc che non aveva fatto invasione. Il problema è Chester che influisce perché non va su questa palla e non la fa passare. Ancora con Grebenikov, eccezione Christensen, serve Osmani Vantorena, il muro vincente ancora Marco Podrashanin, in due consecutivi i suoi block in. È una palla questa tececchiana, troppo rapida, troppo veloce, bassa verso l'asta, non può attaccare Osmani e dà una osmanacciata che dall'altra parte però trova Podrashanin molto pronto a fare carambola. Non è pronto Enrico Chester in copertura, né tanto meno la capacità di Sokolov di tenere vivo quel pallone. Forza Luciano De Cecco, non riceve bene la formazione della Lube, ci prova Danasiewicz e adesso la Sir ha riprovato la parità con questo attacco di Alec Danasiewicz, ma non è solo questo perché ha ricominciato a giocare la squadra di Cecco. I polsi di De Cecco si spezzano, guarda il primo tempo e poi rimane a guardare Prodashanin, ma soprattutto Osmani Vantorena vola via e non tiene la traiettoria di diagonale, perforato. Sentiamo un po' la Sir, sentiamo Bernardi, vai. Se non gli mettiamo il microfono è lo stesso, glielo metti. Ho capito però annaggia, 8 pari. Infatti mi è arrivato il secondo allenatore che ha detto guarda che noi non abbiamo detto nulla, il microfono lo può mettere, quindi mettiamolo quel microfono. I telespettatori hanno necessità di sentire le profezie del Lollo, abbiamo detto nulla, il microfono lo può mettere, quindi mettiamolo quel microfono. I telespettatori hanno necessità di sentire le profezie del Lollo durante un time out. 8 pari in questo secondo set con il recupero tutta della posto. Formazione di Perugia con Luciano De Cecco al servizio.
8 pari. L'argentino non si è comanda via questo pallone, torna avanti la Lube. 9-8 in questo. Dopo un time out, giustamente bisogna trovare un buon equilibrio tra forzare la battuta. Luciano De Cecco ha la capacità di offendere la ricezione avversaria senza rischiare troppo. L'errore diretto crea un'opportunità e Guccinieri ora di rispondere con Cester, che deve sviluppare una battuta come è nella sua library. Occhio i fischi per Cester sul punto di vantaggio per la formazione della Lube. De Cecco per Atanasievic, aggiusta Cester questa grande palla, Cester la rimanda di là, De Cecco sceglie invece Ivan Zaitsev. Il punto per la Sir numero 9. C'è stato il tocco, c'è stato il tocco, Antos Mario Antorena con il pollice dice ok. Ha provato a negare guardando negli occhi Boris. Osmani Wantorena aggredito da Zaitsev con questo ottimo colpo di mani fuori, spettacolare prestazione dello Zar. Poi quando ha visto che la decisione era negli occhi di Boris ha alzato la mano e il pollice. Si ritroveranno tra un po' questi due fenomeni. Guarda che arriva, guarda che arriva Ivan Zaitsev, posso uno dei due fenomeni. Sbaglia però questo servizio, 10-9, torna avanti la Lube. Problemi di lancio, un lancio basso abbastanza dentro, Ivan Zaitsev che deve mulinellarlo a tutto braccio, non si risparmia mai al servizio, non riesce a tenere vivo questo pallone. Ora vedremo la risposta di Micah Christensen in questa rotazione che è costata il posto da titolare Aaron Russell. Vedremo la risposta di Micah Christensen su Berger e Colacci. 19 Christensen a servire, lo piazza verso Ivan Zaitsev, De Cecco con una mano, il tocco di Atanasievic tirato subito da Stankovic, Christensen sceglie Sokolov diagonale con bene. Forse Ivan un pochino in mezzo al campo, un passetto più avanti, ma insomma lui l'ha stretto bene quel pallone. I dettagli fanno la differenza. Cester in rotazione precedente non era in copertura, qui Stankovic autocopre e si sviluppa nel contrattacco un'azione di Sokolov che va a soccoleggiare alto sul traiettore di diagonale andando a sforacchiare tentativo di muro di Berger. Bene i Guccinieri che continuano a implementare il loro bottino di palle di contrattacco. Christensen 11-9, Zaitsev fuori dal campo, Berger in bagraf questo pallone non può attaccare in palleggio, lo rimette di là, free goal adesso per la Lube. Christensen primo tempo strozzato di Stankovic, non sfrutta neanche la Lube. Zaitsev verso Atanasievic, il muro vola ma non passa, Christensen ci ha provato, alla fine sfrutta la Sir rispetto alla Lube che ha avuto un'opportunità Alla Madonna di Loreto i miracoli ci sono, gli ex voto pure, però è difficile far passare quella palla di Christensen molto bassa per Stankovic e nel contrattacco ancora il muro non è ben ermetico, viene scardinato non dalla banda Bassotti ma dall'attacco di Aleksandar Atanasievic sul terzo di rete. Potke ancora con Potrascen in verso grebenico, Christensen offre Osmani, Antonio difende a due mani, Luciano De Cecco, Potrascen in baghere, Atanasievic spara forte ma manda out. Brutto errore da parte di Atanasievic, non sfrutta perché nella palla del pareggio invece il 12-10 torna la Lube a comandare. È cambiato il punto di riferimento, c'era Sokolov davanti, il quale Sokolov che cosa fa? Mette le mani sulla parallela e quindi apre questo varco e Atanasievic si tira dritto nel mezzo non trovando le manone di Sokolov, perdendo il punto. Mani Vantorena serve bene su Zaitsev che se ne va all'indietro, il primo tempo da parte di Simone Anzani, va 11° punto per la Sera. Sceglie di nuovo la parte centrale della rete per far attaccare Simone Anzani, il quale lavora bene con una torsione lunga questa volta e quindi la difesa di Michael Christensen non la può fare su questo ottimo primo tempo di Simone Anzani. La risposta di Bata Tanasevic, guarda Giricovar, ora vedremo se andrà su Osmani o tra Gebernikov e Giricovar. Che dici? Io va a cercare secondo me Giricovar. Invece Grebennikov ammortizza bene, Christensen fuori dal campo, Giricovar la piazza, quel pallone ma arriva il muro ancora Simone Anzani, 12 pari. Se Giri in questa situazione deve optare per una palla molto più alta per l'attacco. Il muro di Perugia risponde in maniera esemplare perché riesce ad organizzare un buon piano di rimbalzo ma un ottimo tempo. Vedete Giricovar come abbassa la traiettoria per cercare di trovare una traiettoria fuori del muro con Luciano De Cecco sulla parallela, spaccagli quei subbiotoni. Dalla Sievic bomba diagonale su Giricovar, Chris sulla pipe di Osmani Vantorena, Ivan Zaitsev in bagger offre un pallone a Berger, l'austriaco non sbaglia, no non ci credo, attenzione c'è stata l'invasione, però c'è stata l'invasione della Lube che butta via Stankovic, una pallaccia di attenzione perché Sokolov aveva uccellato con il richiamo da botte il
Berger, Acquaiolo ha tirato a tutto braccio, ma è Stankovic, Salendo, che dà un buono supporto per trasformare questo erroraccio in punto per la Sirsap con Perugia. Ribisserà Tanasevic, vediamo, prima ha fatto punto nel set precedente su Osmani verso posto 1, vedremo ora la scelta del Bata. Ancora Tanasevic, ancora bomba, Grebenko deve fare straordinari veramente in questa sfida, giri dove lascia questo bagger per Sokolov. Una cosa che Sokolov non fa mai, brutto errore da parte del bulgaro. Attenzione perché adesso la Sir è a più 2. Era una palla altissima questa, però precisissima. Sokolov non sceglie di attaccare, ma sceglie un tentativo di pallonetto. Sbaglia completamente il pallone che torna in Sir Maniaci con la battuta 114 km all'ora di Tanasevic. Il frastuono è tanto, il frastuono è tantissimo, però ora la tranquillità di poter difendere qualche pallone in più e trasformarlo in punto è importantissima. Fermo restando che la pressione al servizio è veramente costante fin dal set precedente. Supportabili i 7 errori della cucina Lube Civitanova Marche, ma direi proprio di no. A Sirsapti un errore, 5 punti diretti. Tanasevic c'è ancora lui, 14-12, ancora serve molto bene con Grigorenko, deve fare l'impossibile. Sokolov piazza questo pallone e lo mette giù in una maniera perfetta dopo quell'errore. 14-13, adesso Sokolov riavvicina alla Lube. Secondo serve. La palla chirurgicamente precisa, Maurizio, Sokolov. Mamma mia, che traiettoria d'attacco. Lunga verso posto 1, indifendibile. Per il giocatore di seconda linea resiste ora Stankovic, Berger e Zaitsev pronti. Centrale servo sul 14-13 a servire su Ivan Zaitsev, che cerca di aggiustare per Tanasevic che piazza sul muro il tentativo di recupero, ma è stato molto attento il muro della Lube a trovare il 14 pari. Guarda un po', palla molto bassa. Autocopertura di Tanasevic che si doveva aprire verso il centro del campo quel gomito, quindi non dare un colpo d'ala all'indietro, e difficoltà anche per Luciano De Cecco per compiere una magia. Sappiamo che è in grado di poter fare l'illusionista e riuscire a far apparire palloni facili, impossibili. Questa volta non riesce, torna Capitan Stankovic molto bene in posto 6 a battere. Raga, Stankovic ancora, siamo in equilibrio in questo secondo set. Zaitsev da ammortizzare, De Cecco offrire questa palla molto alta. Tanasevic fa la stessa cosa, ma questa volta viene recuperato da Perugia. Attacca De Cecco, salva di nuovo la Lube. Prova l'attacco Giri Kovar e trova il punto che riporta in vantaggio la Lube. 15-14. Giri Kovar nel campo di Perugia. Eh beh, sai cos'è? È un momento ora di grande pressione. Lo avviva nello stesso set. Cercato di mascherare la Sirsap di Perugia grazie anche alle battute mostruose che sono uscite ad essere messe all'interno del campo da Zaitsev e Tanasevic. Ora si ricovera, è un elemento importantissimo che non solo sta tenendo bene in ricezione, ma attacca bene, palloni difficili, trasformandoli in punto. Ed è un buon punto di riferimento per Michael Christensen. Molto bene Giri Kovar. Stankovic ancora, 15-14, si abbassa Berger, la palla se ne va fuori il punto, chiamano il check. Sokolov dice chiamalo Medei. No, non è convinto, ma lo chiama perché Sokolov è convinto. Vediamo. Ha solo un video check e lo spreca ora sul 15 pari. Ce lo fa rivedere Vincenzo Belli, la palla è fuori così. Allora, potrebbe essere la dilatazione a far toccare, spizzicare quella che, però insomma mi sembra più fuori che dentro. Dimmi tu, esperto. Non te lo posso dire. Cioè, l'occhio umano potrebbe decretare un pallone fuori. È arrivato, il pallone viene ad essere praticamente seduto sulla riga di fondo campo. Che un bello spiedino, molto gustoso, mamma, sembra una mozzarellina. Che occhio di Sokolov, oltre al braccione e al murone ha anche l'occhio perfetto. Ma più che altro ha visto la potenza di Stankovic, giocatore che può alternare potenziato flottante e pericoloso, ma anche palloni fortissimi. Bravo Stankovic, però è stato Sokolov per dire quella palla è dentro. Stankovic sbaglia, 15° punto verso per la sera. Siamo di nuovo lì.
l'avvio molto importante questo secondo set da parte della Lube, poi il ritorno con muri importanti, con Anzani, con Potrascenin e poi adesso di nuovo Lube. Attenzione però, adesso c'è Berger al servizio in questo secondo set, il primo è stato vinto dalla Sera in questa ultima sfida. Lungolinea ace, petto contro petto con Ivan Zaitsev. Berger è un giocatore che certo non si risparmia al servizio e non risparmia sorprese. Da posto uno va a mettere uno spin pazzesco ed è un ritmo reppante, incalzante a 101 km all'ora, ma è la precisione, è la precisione. Ha fatto fuori il cover alla sua sinistra, gran colpo per l'austriaco che compie l'ennesima magia per assist Apticona Perugia, un'altra palla break. Mamma mia, dal Alexander servizio. Berger, 28 anni, ex Padova, esperienza in Francia, ancora Perugia, tira forte sempre sul Giricova, questa volta meglio la Lube, con Sokolov attaccare diagonale che io credo sia andato fuori, così è. Cerca un angolo impossibile Sokolov con stretto. Questa palla non precisissima, molto palla difficile, eh sì, molto palla alta, però questa palla non taccare bene. Cerca il terzo di rete ma non c'è, cerca Anzani ma non mette le mani ed è un altro errore. Sale la tensione, sale la pressione ora per la Sears Afticona di Perugia. Ancora Berger, palla un pochino troppo avanzata, però sembra ancora forte, che veramente prende un pallone pazzesco, il tocco di Giricova rischiando l'invasione, ricerco per Ivan Zaitsev, l'appoggio di Ivan Zaitsev, sporca Cristian Grebelivo, ancora Giricova sul muro di Simone Anzani, ancora la palla è buona, con Sokolov ad attaccarla di potenza, a piegare le mani del muro di Perugia, risponde la Lube con il 17 pari. Cercavano di andare a influenzare Boris per una copertura portata, ma era sotto l'arbitro e quindi che è tutto giocate, quanto illegale. Abbiamo rivisto con di Michael Christensen. Questo è il finale illegale, molto, molto il colpo bello di Sokolov con Zaitsev, che questa volta Moore non riesce a mettere bene quelle mani invadendo e quindi dando un buon punto di riferimento all'attacco di Sokolov, che si spacca in due, si riporta a casa il punto. Questa volta Moore non riesce a mettere bene quelle mani invadendo e quindi dando un buon punto di riferimento all'attacco di Sokolov, che si spacca in due, si riporta a casa il punto. Vedremo ora se spacca la rete o passa. Sokolov, bravo, Massimo Colaci, che cerco, sceglie Ivan Zaitsev, tira di potenza e trova il punto numero 18 la Sera. Zaitsev, nonostante le difficoltà in attacco, che cosa fa? Sceglie la parte più difficile, la parallela, bravo Ivan a frustare questo colpo. Bello. Male Sokolov, si fa trovare impreparato. Anzani su Giricovar. Bello, veramente bello. Simone Anzani, 18-17, questa è una grande partita con Osmani Mantoni alla ricezione. Palazzo, ragazzi, che palazzo. Sokolov deve attaccare una palla praticamente impossibile. Marco Podrasen stampa giù ancora un super murone. Togliete le manette a Christensen perché sennò il problema è, diventa l'illegalità del muro di Podrasen. Una palla bassa, ha cercato comunque di evitare Zaitsev che rimane troppo sulla parallela, ma il Potker che riesce a valutare bene, a fregarsene di Ivan e a girare le mani sulla traiettoria di diagonale, andando a mettere un monster block per la Sissetti con il Perugia, che ritorna con Anzani che si sposta in posto uno, guarda un po', buona palla. Lungo linea su Giricova, Zaitsev a palleggiare invece di attaccare quel pallone, Danasiewicz, copertura di Berger, Bececco per Zaitsev, l'attacco di Zaitsev e va Ivan ancora una volta, il 20-17, ma ha fatto una grande cosa Ivan, perché lì invece di chiudere quel pallone ha palleggiato e ha fatto ripartire l'azione. Crede nell'imperatore, crede nello zar di tutte le province italiane, crede nella capacità di sviluppo del colpo d'attacco di Ivan, il quale frusta questo colpo, cerca di defibrillare il pallone che Vernikov non ce la fa. Ora attenzione, c'è un problema con i cambi, c'è prima il cambio con Casadei al posto Sokolov. Di Sokolov, poi il cambio con Taylor Sender. Nonostante Kovar avesse fermato 1-1 l'attacco di Atanasevic, vuole ora meno rischi in ricezione e provare a trovare il traiettore d'attacco diverso, ma il problema è Michael Christensen che è ritornato a mettere traiettorie molto sporche per i suoi. Simone Anzani 20-17, 3 di vantaggio, subito problemi per Taylor Sender che cicca questa ricezione,
e Perugia. Adesso si sente solo veramente il pubblico in Sirmanieci, perché tutto il palazzetto ad urlare, 21-17, 4 di vantaggio. Tra un po' Medei può iniziare a cambiare, mettere un fasciatoio in posto 5, così iniziano a cambiare quel pallone. Gozzola, il timore, gozzola, il sudore. Osmane aveva coperto completamente Giricover, ma con la battuta da posto 1 non puoi coprire Taylor Sender, che deve prendersi responsabilità. Cambia Medei un pochino, Anzani per Taylor Sender, Christensen per l'americano. L'attacco dell'americano va, il punto numero 18. Accidenti. Per la Lube. Riceve questa volta, tiene bene la posizione e poi si apre il mezzo da sbarco, cala il portellone verso la parallela ed è un attacco con una tracciante che può essere rintracciata sulla linea di Sandono. A servire una palla molto molto bella, guarda cosa fa Luciano De Cecco per salvarla, per mandarla nel campo della Lube. L'attacco di Sosmani, quanto Rena, 19° punto. Non molla la Lube, anzi cerca di ritrovare un po' di equilibrio in un momento difficile con tanti cambi da parte di Medei. Nasce da un buon servizio di Taylor Sender e poi ecco nella parte finale vediamo più o meno l'attacco di Taylor Sender, che non ha nulla davanti, anche perché Podrasianin arriva in grave ritardo con De Cecco in posto 4 e quindi non può impostare bene il muro. Impostare meglio il servizio ora. Potente su Berger con De Cecco, primo tempo avanzato da parte di Podrasianin, salvataggio ancora Christensen per Osmani, non torna a sbattere, però c'è Colaci in fondo al campo, suo compagno di nazionale De Cecco per Atanasievic, il serbo tira giù quel pallone che va a toccare il muro, l'abbraccio di Berger per Alaik Atanasievic. Il punto numero 22 per la sera, il pugno chiuso, non da c'è nulla da fare. Eccolo qua, lo rivediamo, il buon muro di Ivan Zaitsev e il contrattacco che continua a creare gravi danni con Enrico Gesser, che apre le mani e apre un passaggio importante sul contrattacco di Atanasievic. Torna intanto Sokolov dentro, torna la squadra titolare con Medei che rimette dentro praticamente tutti i suoi giocatori, il 22-19, 3 di vantaggio, va a tirare forte De Cecco, lungo linea, Christensen, serve Osmani, Mantorena, e ci pensa lui, perché Osmani, quando c'è, da tirare fuori tutto, c'è Osmani Mantorena. Ma più che altro finalmente gli arriva una palla abbastanza veloce, sì, giocabile, sì, ma morbida, in grado di poter sviluppare buon colpo d'attacco. Dall'altra parte è Potke che arriva in ritardo e Colaci che non riesce a metterci una pezza. Questo pallone attaccato velocemente dalla Cecester, 22-20, i fischi per lui, problemi di ricezione, poi ci pensa Stankovic a sporcare sulle mani del muro della formazione della Sir. Meno uno adesso di Civitanova su Perugia in questo secondo set, il primo lo ha vinto 25-22 proprio la Sir, squadra che ha vinto la regular season e ha avuto la possibilità di giocarsi questa bella in casa. Enrico Cesser è ancora lui, 22-21 in questo secondo set, tanti fischi, palla che problemi arriva e Osmani, problemi di ricezione per Berger, è il 22 pari, attenzione però ci chiedono un check, non ci il credo, punto è per ragazzi. La sera, attenzione, sarebbe sera un regalone pazzesco questo con l'attacco, cosa ha buttato e l'invasione la Lube. Della rete. cosa ha buttato la Lube ha toccato rete. Però lo rivediamo, ha chiamato un'altra palla slash di Berger. Osmani sì si muove la rete, rende regalone da parte di Osmani, però ora vediamo che cosa accadrà. Non si sa Anzani dove va Anzani alla ricerca un po' di un video check, invasione, eccola qua lì, netta l'invasione, gravi leggerezza da parte della Lude e in questo caso lo sbaglio Mantorena, queste cose di solito non le fa. Sul 22-21 direi proprio di sì, trasforma un punto in un punto di forza ed era un break point, amici, quanto è difficile fare break point soprattutto per la Lube che difende poco in guarda questa fase adesso. Di set contrattacca male, guarda chi c'è, Ivan Zaitsev al servizio del 23-21 in questo secondo set, questo finale di secondo set. E lo Zà, lo sguardo di Medei, insomma, si prende tutti i 7 secondi a disposizione. Sono 6 i punti al servizio per la sera.
serve bene su Giricovar. Christensen fuori dal campo a rincorrere per Sokolo. L'attacco di Sokolo è un grande attacco. Decisione fatale per Ivan Zaitsev, che era in dubbio. Cosa faccio? Me la pappo o non me la pappo? È una palla difficile. Il muro troppo sulla parallela, ma Sokolo in questa serata cerca le traiettorie di diagonali. Occhio che c'è Christensen. È un altro di quei giocatori che serve molto molto bene. Wow. Ivan Zaitsev, di cecco, si sposta da Nazievic. Mamma mia! La figura adesso è per la Lube. Christensen cerca il primo tempo. Che ma non ci credo! Totalmente non si capiscono. E Stankovic non riesce a mettere giù quel pallone. 24-22 due set point, ma questo è il set point regalato dalla Lube. Questi sono segnali divini, in quanto i regali vengono trasformati in disastri da parte della Cucine Luba Civitanova Marche. Questo è un regalone, proprio il regalo di Natale. Secondo regalo consecutivo, 24-22 per la squadra di Lorenzo Bernardi. Mayday, Podrasciani, 24-22, due set point. Tira forte Marco Podrasciani, la palla esce di poco, però fa bene a servire così. 23esimo punto per la Lube, che adesso tornerà al servizio e guarda un po' chi c'è. Osmani, Quantorelli. Può nascere anche da Osmani, perché può avere dei break point in tutti i momenti della partita. E non è un caso che Lorenzo Bernardi chiami time out proprio per andare a bloccare in questa fase importante il tempo per scegliere e decidere dove andare a attaccare. 24-23, un set point, lasciamo libere le due panchine in questo momento, perché c'è il set point per la Zizia Peticona, però questa volta decidiamo noi, perché insomma in un momento come questo lasciamoli parlare. Sicuramente un momento difficile, un punto ancora per trovare il set per la Sir, che già è avanti. Se andiamo a guardare un po' i punteggi, 12 punti per Natanasievic, è il migliore, 6 ace e 2 e 5 e muri, la Lube il migliore, e ancora Svetan Sokolo con 13 punti, sono 3 ace e 4 muri. Questo è un po' lo score di questa sfida fino a questo momento, caro Lacchi. La Lube nel cuore, le due tifose, è un cuore però che sta sanguinando in questa fase importante. Ora il cardiochirurgo in grado di poterlo operare è Osmani Quantorena. Mani Vantorena, 24-23 su Ivan Zaitsev con Colace, lui innescare l'attacco che potrebbe valere il 7. L'attacca Bergema, salva Christensen con Osmani Vantorena, però la figura adesso di nuovo per la Sir, che va con Atanasievic, 25-23. E adesso la squadra di casa, del Pala Vangelissi, avanti 2-0 in questa sfida. Una sfida in questo secondo set veramente rocambolesca, dove è successo un po' tutto, dove la Lube è partita bene, poi ci sono stati i muri e il gioco tornato da parte di Perugia, poi è tornata di nuovo la formazione di Medei, anche se insomma Medei è stato costretto a cambiare un po' tutto, con Christensen che ha perso qualcosa sicuramente in questo set. E poi la Sir ha tenuto fuori veramente la grinta, l'avete visto l'inquadratura sulla forza di Bernardi, la grinta di Bernardi che sta tirando su tutto il pubblico, no? Ma il problema non è Bernardi che tira sul pubblico, sono i giocatori che stanno tirando ma non facendo nulla di straordinario nelle traiettorie importanti. Certo, noi siamo qui a commentare l'impossibilità da parte della Lube di sfruttare, capitalizzare occasioni punto che non hanno sfruttato tantissimo. Quest'ultimo colpo per esempio, Giricovar aveva tutto il tempo per arrivare, girare bene le mani sulla traiettoria di diagonale. E ti ricordo anche l'attacco di Osmani Vantorena, che va a fare l'invasione in quel momento là con una palla che era praticamente messa giù. Sì. E vabbè, batte meglio, attacca meglio e contrattacca meglio in questo set la squadra di Bernardi. E alla fine più concreta Perugia, 2-0 in questa finale, ultimo atto dello scudetto 2018. Noi ci fermiamo. Pala Evangelisti, stragremitori, apriamo con il salotto. Spike it forever. Siamo 2-0 per Perugia. Claudio Civitanova si è giocato certamente una parte del set in quella fase centrale, quando ha avuto un blackout con Perugia che ha messo a segno altri 3-4 punti di fila. E poi in quali altre circostanze? Beh, la distribuzione di Christensen non è più efficace e brillante come nel primo parziale, dei palloni un po' imprecisi come l'ultimo primo tempo su Stankovic, che forse ha segnato definitivamente l'andamento di questo set comunque molto combattuto, qualche palla imprecisa,
tanti palloni a Juan Torena, che ovviamente è un capitalizzatore importante perché è un attaccante fondamentale, ma uno contro una squadra, qualche palla imprecisa, tanti palloni a Juan Torena, che ovviamente è un capitalizzatore importante perché è un attaccante fondamentale, ma uno contro una squadra non si vince neanche se si chiama Juan Torena. E poi c'è questa coperta corta con quel problema delle squadre con libero straniero, se devi mettere uno schiacciatore italiano devi togliere ad esempio un Sokolov. Sì, abbiamo visto Casadei in campo per la prima volta in queste finali, sono problemi di rotazioni che ha Civitanova questa stagione, che però ha saputo gestire sempre molto bene e che in alcuni casi può essere un arricchimento invece che un problema. Torniamo al campo. Nonostante un attacco migliore, la Lube non è riuscita a portare a casa questo set con tanta confusione, ma ne abbiamo già parlato, quattro muri per la Sir contro i due della Lube. Insomma, adesso cambiare qualcosa per la Lube se vuole entrare in questa partita, perché sotto 2-0 diventa molto dura il pala Evangelista. E tiene presente che Bernardi ha dovuto mascherare lo 0% più o meno in attacco sia di Berger, ma soprattutto di Aaron Russell. Infatti Russell viene confermato in panchina e Berger gioca. D'altro canto la difficoltà sta proprio nella incapacità da parte dei cucinieri di limitare il numero degli errori, troppi errori in attacco nel set precedente. Nonostante tutto i muri hanno dato la possibilità in questo set specificatamente di essere in grado di poter addomesticare punti importanti. Zaitsev trova subito l'ace in questo avvio. Mamma. 6 punti al servizio per la Sissetti, 3 punti per i cucinieri, cucinato a dovere, G-recover in posto 6, primo punto sotto la curva dei sirmaniaci, Ivan Zaitsev. Ancora lui, lo zar, 109 km all'ora per questo servizio dello zar, lo sguardo insomma abbastanza preoccupato. Zaitsev ancora, serve molto bene su Grebennikov, Christensen in mezzo al campo, frega questo pallone, Osmani Vantorena lo sporca, però quel pallone bravo, Osmani Vantorena, il punto per la Lube. Atanasevic su questi palloni deve comunque darmi l'opportunità di avere un attacco di quel pallone con le mani su quella palla, è sempre distante da quel pallone, diventa un punto di riferimento importantissimo per Osmani, molto bravo a leggere la traiettoria, a sporcarla. Christensen scende il pallone out di poco, ma out il secondo punto della sera. Sono riusciti a compiere il miracolo in gara 2, sotto di 2 a vincere la partita, ma era il pala euro sole. Qui le sole non le vogliono prendere gli uomini di Bernardi. Marco Podrascian impennato verso il soffitto, la palla di Osmani Vantorena, Sokolov va a attaccarla e anche lui trova il mani fuori sul secondo di muro interno, probabilmente Simone Anzani, in punto per la Lube. E Bernardi mi sbaglia, una free ball, il pallone di Sokolov è arrivato su Lorenzo, appoggia dall'altra parte, Sokolov sulle mani di Berger che non riescono ad essere chiuse su questa traiettoria e quindi pallone che viene scappato via e Lollo me l'appoggia dall'altra parte. Mani Vantorena via, se ne va questo pallone, Osmani Vantorena, il terzo punto per la sera. Questo è un sintomo, vedi, una palla di Vantorena fuori di un paio di metri, sono piccoli sintomi che alla fin fine possono creare una patologia, la patologia che crea anche opportunità allo psicologo di capire come all'interno di questo approccio per ora ci sia ovviamente la tensione che viene smaltita grazie alle battute dei ragazzi di Sir Perugia. Forza su Grebennikov, Christensen sceglie Sokolov, il pallonetto di Sokolov, il tocco di Anzani con Bececco verso Atanasievic, l'attacco da Atanasievic, tra l'altro con un muro tipicato, sparca sulle mani di Sokolov, il punto numero 4 per la sua. Sokolov viene da un 56% del secondo set, 60% del primo set. Bisogna mettere in grado di poter attaccare palloni verso colleggiare. Sokolov poi come terzo di rete non riesce a chiudere sulla traiettoria di diagonale. Ancora troppo sulla parallela, la coperta. Giric sulla parallela, la coperta. G-recover, sposta la coperta sulla diagonale, così aiuti Stankovic a prendere Atanasievic. Al servizio ora per voi. Ancora il serbo colpito. Osmani Vantorena, qualche problema anche per lui. Grebennikov deve spostare Kovar. Kovar rimanda la palla di là, frigolo adesso per la Sir. Dececco, l'attacco di Berger. Adesso insomma la Sir sta giocando veramente su un tappeto rosso. Berger finalmente viene a posizionare una palla doppio positiva sullo score del set precedente,
non ha paura nell'uno contro uno di Sokolov, hesitation e colpo rapido e veloce. Tutto parte però dal servizio e battono meglio gli uomini di Lorenzo Bernardi. Atanasievic al servizio. Ancora Atanasievic, sempre molto potente. Ruggeri Kovar prova Kristjansson. Palla. Il punto per la formazione della sera. Ancora pressione, pressione al servizio. La palla non è legale, signora Pisarda la va immediatamente a ravvisare, chiama Mayday, 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 aiuto per il time out. Sotto i 114 km all'ora fa fatica la Lube ora. Time out motivazionale esclusivamente rivolto a tirare fuori quell'energia. E molto bene Ivan Zaitsev ora a racchiudere tutti quanti i suoi ragazzi per cercare di dare energia a Max Colaci, il quale che cosa sta dicendo in questo momento? Calmi, mente fredda, cuore caldo. Sulle traiettorie d'attacco, sempre pronti a mettere bene il muro. Berger, bel post-it per le tue mani. 6-2. E nell'area qualche difesa in più. Nel set insomma della riscossa per la Lube per entrare in questa partita c'è una Sir che sta giocando veramente molto molto bene, molto più fluida, concentrata, sta servendo egregiamente. Atanasievic ancora spara su Grebenico con Kristjansson, offrire questo pallone a Giricova, l'attacco di Giricova, mani fuori va a aggiustare. Bravo. Giri, terzo punto. Giri che ha capito che la cosa importante è quella di attaccare sulla mano sinistra di De Cecco per evitare problemi con i centrali. Una palla morbida, molto più alta, e dà la possibilità proprio di andare ad attaccare in quella zona con Lucianone De Cecco, che questa volta mi salta troppo in anticipo e quindi non è ben ordinato con il piano di rimbalzo scendendo. Stankovic verso Zaitsev, l'attacco di Berger che molto bravo. Spettacolo. Appoggiare quel pallone sul muro della Lube. Berger si prepara perfettamente allo scontro. Molto bravo, perché questa è una palla fast che arriva alla mano, eccolo, blocca il pallone, lo spinge, scardina il tentativo di muro di Svetlana Sokolov che non può resistere alla spinta dei cavalli del motore dell'austriaco che ora se ne va dal 9 metri. Berger, gran palla, grandissima palla, lungo linea su Giricova, ancora il pallone nel campo di Perugia con la Fribo che prova a sfruttare e lo fa lo Zar. Ivan Zajc, attenzione perché adesso la si sta allungando e sta mettendo veramente in difficoltà la Lube, Lube che non riesce a trovare una reazione. Non mollano la presa, non mollano, sembrano la Murena che esce dalla tana, gli uomini Lorenzo Bernardi, Svetlana Sokolov sconclusionato nel tentativo di andare a prendere una traiettoria di Ivan Zaitsev che all'ultimo istante lo gira sulla parallela, manca la mano destra. Alexander Berger, ma eccolo qua. Austriaco sbaglia però il quarto punto la Lube per provare a ripartire, perché c'è Sokolov a servizio adesso. Devono trovare qualcosa di più dal servizio, soprattutto da Svetlana Sokolov ora dei 9 metri per ridurre le distanze con un break point importantissimo, perché attacca meglio la cucina Lube Civitanova rispetto alla stessa Articona Perugia, però non è incisiva nei dettagli. Sokolov il bulgaro verso Colaci. Mamma mia. Diciamo di cerco il primo tempo che gioca Zani, si salva però la Lube. Sokolov spara forte sul muro, il recupero di Colaci. De Cecco offrire Atanasievic, appoggia Atanasievic, diagonale, ma se Sokolov in copertura, l'attacco di Giri Kovar, il wow Colaci, pallone che per poco viene recuperato da Colaci, comunque il tuffo. Innanzitutto ragazzi, Giri Kovar aveva creato un'opportunità pazzesca per andare immediatamente e lavorare sul terzo di rete. Molto bene Sokolov che tiene vivo questo pallone, rivediamo. Guarda, il colpo in extra rotazione sulle mani di Zaitsev. Colaci guarda da dove parte, poi cerca di tenere vivo quel pallone che torna ora ai cucinieri. Finalmente si sblocca Sokolov, non sbaglia la battuta ma tira una grande saracchiata. Rivediamo ora il bulgaro, eccolo qua, ancora Sokolov 8-5, forte, potente su Colaci. In fondo al campo c'è Atanasievic in bagger, l'attacco di Van Zijs aveva controllato Grebenico. Free ball. Kristjansson prova di secondo, il tocco di Van Zijs, la palla ancora giocabile. Kristjansson dall'altra parte per Sokolov, attacco di Sokolov, mani fuori di Super Svetan. Sokolov 8-6. Non ha paura di Zijs. No, no, attacca la parallela, scardina il muro, la cassaforte di casa Zijs è stata scardinata da un attacco pazzesco, martello pneumatico. Ivan arriva troppo in ritardo sulla parallela.
la sbracciata per riportare il pallone al centro del campo, lo coglie in leggero ritardo su questo grande attacco da parte di Sokolov. Sokolov contro tutti, anche dai 9 metri. Eccola qua, Zlatan Sokolov, bomba su Berg, la palla ancora nel campo della Lube. Christensen cerca l'attacco di Sokolov, ma il pallone se ne va fuori. L'errore della Lube. Osmani Vantorena crea problemi nello sviluppo del contrattacco e obbliga Christensen a piegarsi come un giunto nella palude, nella foce del fiume, mossa dal vento, quella palla sulla parallela finisce fuori molto bene nel muro di Zaitsev che non la va a cercare. Simon Anzani, diagonale su Giricovar, Christensen l'americano per Giricovar, mani fuori ancora di Giricovar, brava la Lube, il settimo punto per rimanere lì agganciata a Perugia. E Christensen si è reso conto che Luciano De Cecco risulta sempre un buon obiettivo da cercare. Giricovar gira la palla, bene su Luciano, bene perché questa volta aveva un buon tempo di saldo, male perché i pollici non erano uniti e ben orientati. Giricovar va a trovare Leis, va a trovare dopo il mani fuori Leis, l'ottavo punto per la Lube per tornare in questa partita. Bravo Giricovar che ha creato un problema, ma Berger dov'è? Rimani nei box, aspetta che ti cambiano le gomme, che cosa vai a coprire Massimo Colaci? Max Colaci, lascialo da solo. È sua quella palla, palla che torna ora alla Lube che ci crede. Giricovar che sbaglia però. Decimo punto per la Sir, butta via tutto, dopo mani fuori e un ace, il Giricovar ridà fiato alla Sir. Giri, tutto sommato mi sta piacendo. Riesce comunque a tenere abbastanza bene il campo, in attacco, in ricezione. De Cecco verso Giricovar, Christensen palla alta per Sokolov, l'attacco di Sokolov, il muro vincente della sera. Ivan Zaitsev, monster block, ed ecco la Western Session con i cartelli. Abbiamo fatto un'apertura con scritto malato di volley, ma qui guarda Ivan stampa. Entra bene con quelle mani sulla Diago, amici. Cerca Leis Luciano De Cecco, ma la palla se ne va fuori, il punto per la Lube. Break point importantissimo, colto dalle mani dello Zar. Tirano un respiro di sollievo, ora Berg deve resistere alla battuta di Enrico Tester, non ha fatto danni, si è saputo in stato flottante. Doppio vantaggio per la Sir. Tester verso Berg. La pipe, wow. non ne hanno giocate tante, ma questa è molto, molto bella di Berger, 12-9. Nella Hell's Kitchen l'ingrediente messo da MasterChef De Cecco è una pipe molto ma molto hot, peperoncino rosso, ed è rosso fuoco questo pipe, questo attacco 12, di Berger. C'è Ivan Zaitsev, eccolo qua al servizio. Palla che scende ancora in gioco con Christensen, venendo a palleggiare Osmani Vantorena, attaccare quel Max. Pallone che cosa la prende Massimo Colaci, ma chi ci va su quella palla che poteva rischiare qualcosa in più, no? Potevano andarci entrambe, si sono guardate negli occhi dopo una palla pazzesca di Max Colaci che ha tenuto in vita. La rivediamo, palla di Osmani sulla traiettoria di diagonale. Berger cerca di arrivare su quella palla per Berger, forse era troppo avanzato. Sì, forse però potrà, anche il Pot che deve comunque crederci e andare a chiudere la porta scorrevole dietro a Berger. Christensen in lungolinea su Berger, primo tempo di Marco Podrashanin, accompagna sulle mani del muro, 13-10. Pochi primi tempi nel set precedente ed ora un'ottima overture per puntellare la parte centrale della rete. Un buon primo tempo di Potka che è ancora Potashanin, Sporacchia, Stankovic. Che cosa avrà in riserva il serbo al servizio? Ancora Podrashanin verso Grebenico, Christensen, l'attacco d'Osmani Vantorena, il mani fuori, ma è arrivato il punto perché c'è stato il tocco sulla spalla di Osmani Vantorena. Apriamo il microfono con... Osmani dice di non averla toccata. Il signor Boris dice che il muro ti ha toccato dietro nel deltoide della spalla. È impossibile avere un check, l'eventualità è un check di invasione, però è difficile valutarlo perché la camera ha un angolo, da quest'angolo potremmo vedere. Belli, guarda. Mamma mia. Ancora con Giricovar.
Christensen non frega quella palla a Sogolo per l'attacco di Sogolo sporcato dal muro, cioè prova a allungare Christensen, non basta il punto per la Lube numero 11. Fanno immediatamente ora e allora vuole, il primo arbitro chiama Osmani Mantorena, abbiamo per fuori il microfono. No, basta, 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 no, vai e basta, ok? Ultimo richiamo. Richiamo per Osmani Mantorena che è ancora lì a pensare su quella palla che Boris ha visto bene perché ce l'aveva sotto, sulla perpendicolare. Quindi invece qui Odrascanin non riesce a uscire dalla posizione con l'ottimo attacco freddo e lucido da parte di i fischi sono tutti per lui, per Osmani Mantorena passeggia Lorenzo Bernardi, 9 scudetti in carriera, Andrea Lucchetta 4, ancora sul nastro De Cecco con una mano, l'attacco da parte di Berger appoggiato su Sokolov. De Cecco dall'altra parte per Ale Katarasiewicz, il muro vinciato con Jericho, ma che murone! Che murone di Giri gira all'ultimo istante alle mani, ha giocato benissimo in questo mura stato. Meglio nell'uno contro uno, l'abbiamo sempre sostenuto che rispetto al posizionamento del muro a due gira le mani, zippa questo bravo pallone tra la destra e la sinistra, molto meno evidente rispetto al motion block di Zaitsev, ma lo stesso efficace ed è un break point importante per la Lube. Ancora Osmani Mantorena verso Colaci, le circa 2-3 metri, l'attacco da Tarasevic, il muro fa rigiocare la Lube, Greverico per Giricova, il pallonetto però insomma è troppo avanzata quella palla, De Cecco verso Tarasevic, attacco da Tarasevic, bello a bruciare la Lube, 15-12. E qui Grebennikov compie una palla accelerata in salto che va bene per Osmani Mantorena ma non per Giricova, perché è un giocatore che ha necessità di una palla leggermente più morbida per sviluppare il colpo d'attacco. In mezzo alle mani di Giricova passa il pallone di contrattacco di Aleksandr Assatanasevic che si porta dall'attacco dei 9 metri pronto per portarsi a casa un break point direttamente. Eccolo nella qua, sua testa il serbo, l'opposto serbo, 15-12, 3 di vantaggio per la Sirchi, avanti 2-0. Giricova ricezione Christensen per Giricova, bravo Giri, perfetto, è un set che sta giocando veramente molto molto bene Giricova, un Giricova ritrovato pazzesca prestazione, tantissimi problemi fisici, ma meno male che Christensen si è reso conto che aveva Luciano De Cecco e quindi l'allarme è suonato in casa di Luciano perché il radar ha rilevato un ingresso, un'effrazione di un pallone a 100 km all'ora sulla parallela ed è punto per i cucinieri. Stankovic sbaglia, Stankovic 16-13, di nuovo più 3 per la Sirsap di Zona Pregio. Tutti al centro del campo, tutti ad abbracciarsi ed è molto importante l'abbraccio, come sarà l'abbraccio che porteremo nelle piazze con Gioca Volley in Sicurezza, con l'ANS e la Polfer, la Federazione della Pallavolo. L'anno scorso 15.000 bambini nelle piazze, quest'anno partiremo di nuovo per far giocare tutti, record Catania con 3.800 bambini, Maurizio, e giocheremo tutti insieme con lo Spike Team nelle piazze. Berger su Giricova, Christensen attende, offre questa pallone a Sokolov, Anzani di riflesso prende quel pallone con il braccio ma la palla se ne va fuori, il punto numero 14 della Lube. Anzani ha avuto due palloni in questa serata per cercare di tenerli vivi ma non è riuscito a domesticarli, ha una scarsa propensione alla giocoleria per tenere vivo un pallone che torna ora a Sokolov dopo l'ottimo turno al servizio di Osmani e di Giricova, passa attraverso Svetan Sokolov la voglia di andarsi a portare un punto per rosicchiare un break point per portarsi a un punto dalla stessa con Perugia, seguiamo Fischi da posto 6 per Svetan Sokolov che serve potentissimo, la palla se ne va fuori, più è fuori di così molto in potenza di così. Medei non si gioca, non si gioca il Vidocek, la palla era potentissima però è fuori, la rivediamo grazie alla camera dal lato lungo. Vincenzo Belli ce lo ritroviamo, palla molto fuori senza ombra di dubbio. La risposta di Anzani, due situazioni, Grebernica o Giricova alla sua sinistra. 8 ace per Perugia, Giricova la ricezione, palleggia Grebernica, Giricova attacca quella palla, spettacolo, ancora lui, è lui che tiene in piedi la Lube in questo set. Se ne è reso conto Christensen che nella palla di contrattacco che ha dato a Sokolov, che è ovviamente ha tirato fuori, che ha davanti a sé Luciano De Cecco, chirurgica scelta da parte di Christensen. Il problema è che non esiste ancora una buona opportunità per la Lube di o prendere un buon muro dopo quello di Giricova, ma soprattutto di fare contrattacchi importanti. 17-15, Taylor Sander è entrato a servire e a sbagliare, 18-15, 3 di vantaggio
qui ogni punto veramente diventa una disgrazia per la Lube, preso dalla serie, perché siamo nel terzo set 2-0, 25-22, 25-23, 18-15 serie. È l'ultima sfida, quella verso lo scudetto per chiudere una stagione e poi pensare alla Champions League e poi pensare alla nazionale, perché qui non si ferma nessuno, no? Neanche noi sul respiro. Qui non puoi pensare, devi giocare. Attacca Osmani Mantorena, bella questa sporcata di Osmani Mantorena, il sedicesimo punto. Cristiansson gioca più pulito, non gioca a primi tempi, ma gioca pallone per adesso, precisi in banda, che tolgono il tempo di posizionamento alle Stanasiewicz, con Osmani che va a suonare perfettamente lì sulla parallela. Enrico Cesseri, 18-16, 2 di vantaggio per la Sir. Berger in ricezione, De Schickhoff, Zeiser. Questo pallone, bravo, che ci riprova a recuperare molto bene in fondo al campo. Cesseri sbaglia tutto. Maria Verde, nel campo della Sir, brutta giocata di Cesseri. Attacca Tanasiewicz, ma che muro! Ma che muro di Davide Candelaro! Candelaro! Candelaro mette le mani dall'altra parte, crea gravi problemi. Bene, una palla obbligata, chiude perfettamente la traiettoria di diagonale con Atanasiewicz che aspetta troppo, non va a cercarsi la palla, rimane lì, aspetta e dà tempo alle mani di Candelaro di mettere giù quel pallone. Buona la traiettoria di diagonale tra Candelaro, Lube a trazione, P3 italiana al servizio per voi. 17, un punto di vantaggio per la Sicilia. C'è Sergio Berger, buon muro di Candelaro, Podrascianin non basta, ci riprova la Lube, l'attacco di Osmani Mantorena, il muro in campo di Marco Podrascianin, importantissimo, 19-17. Candelaro davanti a quello che potrebbe essere il suo nuovo pubblico, crea problemi su un'ottima lettura, un buon muro di contenimento, i problemi continua a crearli Mac e Christensen, una palla troppo bassa per Osmani, lo rivediamo. Poi Osmani cerca di andare a trovare la traiettoria di diagonale stretta, però è molto bravo Podrascianin a chiudergli la traiettoria di diagonale. Se la ricorda il poker. Oi oi oi! Mamma mia! I sismografi rileveranno un terremoto di magnitudo positiva dentro il palazzo evangelisti, perché tutti non parliamo in piedi, di terremoto dai, tutti in piedi, noi li ricordiamo invece gli amici certo terremotati, abbiamo bisogno di ricordarli, hanno bisogno del nostro aiuto. Bene che offrire questo pallone Osmani Mantorena, da fermo attacca una palla che se ne va fuori, vediamo un po' se c'è stato un tocco, prova a chiamare un check, lo chiama, ce n'è due, prima chiede, ce n'è due e poi lo chiama, cerca l'invasione del terzo di rete, Osmani Mantorena la vuole da Medei che chiama il video check, rivediamo da questa angolazione, Vincenzo Belli ce lo fa rivedere un po', muro a tre. Vediamo se Berger scende, non mi sembra che la rete si muova. Non lo so. Aspettiamo di capire cosa è successo in questo terzo set. Nel frattempo vi ricordiamo che il 19 di maggio a Castiglione Fiorentino c'è una raccolta benefica per l'associazione Jack Fintini e per l'ospedale campione del mondo con in Francia, una partita di beneficenza, non c'è tocco a muro, no. Non c'è invasione. Niente tocco. Tanta tensione nella curva dei sirmaniaci. Niente dopo. Ivan Zaitsev, Sirsafti, 20-17. 3 di vantaggio, Ivan Zaitsev al servizio. 8 ace per la Sir. Ivan Zaitsev, per Ivan Zaitsev 1, 7 punti totali, 2 muri degli 8 totali. La formazione di Bernardi. Ivan Zaitsev a servire, potente maut, angola troppo, 17° punto per la Lube. Tutto pronto ora per la risposta di Michael Christensen. Ha raccolto poco dalla battuta dell'americano. Vicino di Civitanova ora. Berger sta tenendo molto bene la ricezione, deve farlo muovere. I fischi sono tutti per lui. Michael Christensen, americano, a servire bene su Ivan Zaitsev. Cerco dall'altra parte l'attacco di Berger. 21-18. Sovrapposizione perfetta per Luciano De Cecco, schema sudamericano rodatissimo, palla tesa con Podrascianin, palla leggermente dietro, lo rivediamo con Berger senza muro, Sokolov in assistenza sul pot che lascia Berger sfrecciare veloce a 130 all'ora sulla parallela. 21-18, mamma mia. Sono 3 di vantaggio per la Sirsia di Cona Perugia contro la squadra che ha vinto l'ultimo scudetto nella passata stagione.
campo, Drašanin, Grebennikov, Christensen, ma va a un primo tempo, velocizza questi primi tempi che servono, li trova. Se non la dà un primo tempo con sta palla, Stankovic ringrazia. Ora Osmani deve fare qualcosa di più al servizio. Deve fare un break point subito. Immediatamente. Mani Vantorena pronto ad andare al servizio. Chiamate in moto Lorenzo Bernardi immediatamente, intanto che. Sentiamo vedere noi. Si pulisce il campo. Non fate invasione di campo. È una richiesta di Lega Volley per la cerimonia di prevenzione. Quindi in qualsiasi momento siete cortesemente pregati di non fare all'ultimo di invasione di campo. Se la gira in una più lunga devi difendere. Devono superare questo scoglio. I ragazzi di Bernardi, l'attacco dei 9 metri di Osmani Vantorena. Per cercare ovviamente di avere una buona opportunità per mantenere questo gap importantissimo. 4 sono i punti che separano la Sirsap di Cona Perugia da una vittoria storica. Devono essere massicci, coesi, blindati, lucidi, freddi. Osmani Vantorena, 21-19, 2-0 per la Sirsap di Cona Perugia. Terzo set di questa finale scudetto, l'ultimo atto, Bondacecco a servire, oh. L'attacco a Berger, lungo linea su Christensen, palleggio Osmani Vantorena, Sokolov attacca proprio in braccio, quel pallone in braccio ad Anasievic, il 20° punto, attenzione per allora, la Lube. Sokolov si era fermato perché era imbestialito perché c'era un'invasione di Berger, secondo lui sotto i piedi. Senza rincorsa, Sokolov, lo rivediamo, guardalo, sta protestando, da fermo, che cosa fa? Non tira su Berger. Tira una serracchiata sulla destra di diagonale per colpire Atanasevic. Sto fermo per ovalizzarlo. Osmani Vantorena addosso al Colaci. Zaizev in bagger rovesciato verso Atanasevic. È una grande palla, ma è un grande muro. Ancora giri. Cover 21 pari. L'equilibrio in questo terzo set. Si chiama il video check per due motivi. Il primo, su un ipotetico tocco a rete. Il secondo, per far respirare la squadra. Perché Osmani Vantorena sta battendo bene, mettendo in difficoltà il sistema di ricezione e d'attacco. Con qui Atanasevic che chiude troppo la palla sulla parallela con Giri Kovar, che questa volta rimane fermo. Eccolo con qua. Quelle mani, con il piano di rimbalzo ed è un monster block. Non mi sembra ci sia nulla. Mi sa che l'ha fatta Atanasevic l'invasione. Non so. Detto questo, vediamo un po', aspettiamo, non credo che ci sia nulla. Vediamo. Guarda quanto è staccato da rete. Compostissimo il muro di Giri ed è un monster block della paura. No, non c'è invasione, 21 pari, attenzione perché questo set. Bella questa fase si è aperto, Giri. Grazie al servizio di Osmani Vantorena. Da instagrammare con la faccia del Giri. Fischi, tanti. 21 pari. Ovvi per lui, 21 pari. Lungo linea su Berger. Bene così. Di Cicco. Per Atanasievic e l'attacco va, è perforante 22-21. Che palla che ha tirato Atanasievic. Praticamente una sassata mostruosa sulla traiettoria di diagonale. È la sua palla, si rifugia sulla traiettoria di Diago, è la chiusura questa volta del muro che manca. Giri Kovar troppo sulla linea, sulla fast dietro, perché sulla fast veloce Atanasievic taglia verso il posto 1 in diagonale. Proviamo stretta a sentire Bernardi. Sai, mezzo metro serviva per Stankovic. Indicazioni per Anzani per cercare ovviamente di mettere un post-it nella mente del centrale, che poi ha la possibilità di cambiare leggendo questa soluzione d'attacco che entrerà nella testa di Michael Christensen una volta risolto il problema a Atanasievic, che dopo una palla mostruosa ora si porta ad attaccare dei 9 metri. È tutto pronto per Magnum Atanasievic. 22-21, Atanasievic a servire questo pallone, un break punto point in più per la Sir, ma avanti 2-0 nei parziali in questa finale scudetto, match di gara 5 verso Grebennikov. Mannaggia. Christensen per Giri Kovar e ancora Giri, si pensa ancora Giri, però attenzione, c'è stata un'invasione. Chiama il check comunque Medei, aspettiamo prima di parlare. Giri Kovar dice: mi sono girato su me stesso, non con la spalla sinistra ma con la destra, avvitandomi. Vediamo ora dalla
Allora, probabilmente bisogna dire quando la palla ha toccato la banda, probabilmente l'ha toccata, ma però ora aspettiamo il responso. Debito cecchista Paolo Nibardi con il buon Bartolini pronto a frizzare quel frame sull'invasione di Giricovara. La palla è a filo, è stato molto bravo a tirarla via dalle mani di Luciano De Cecco, ma ora vedremo se verrà frizzato quel frame e decretata l'invasione da parte di Giricovara. Intanto narra il 23 su 21 per l'assist Articona Perugia. In un set dove Giricovara comunque ha fatto veramente molto bene. Vedere grandi molto cose, Christensen se n'è accorto, l'ha molto provato, bene. L'ha cominciato a, no, a innescare. Tenendo bene modo. La ricezione, molto bene in attacco, bene Amora, è la migliore partita da parte di Giricovara. Guarda Golaci. Sì. Noi intanto ringraziamo la... Vediamo se è Stankovic che dà qualche indicazione che la palla secondo lui è buona per la Lube, 23 a 21 in questo momento, vediamo cosa succede. E non è facile. Non è facile per niente. Anzani ascolta, che cosa da dire, l'imbottitura della... Credo che sia il punto per la Lube. È tutto a posto, quindi Giricovara si è girato su se stesso. Apriamo il microfono di Rapisarda. E ha torcato la parte della rete. Allora, intanto qui vediamo che non c'è invasione. Guarda, rivediamo, questa è l'invasione. Quando scende, allora, chiama il controcheck. Conteniamo. Chiama il controcheck. Sì, sì, ci sta. Lorenzo Bernardi, eh. Ma è veramente difficile, io. Però il controcheck adesso lo chiama Bernardo. Non lo fa chiamare, eh? Non si può chiamare. Allora, proviamo a spiegare un po'. Riteniamo che signor Bartolini e con Paolo Nibardi. Zaiser, apriamo il microfono del primo, per favore. Hanno un video con le immagini ad alta risoluzione. Le immagini televisive che vedete. Attenzione, perché insomma si va a ricontrollare, servono ai telespettatori, ma non al videotec. Bravo anche da Rapisarda ad andare ad accertarsi con il signor Aspettiamo. Bartolini. È tutto della Lube, rimane tutto così. 22, insomma, pari. 22 pari. Riportato il punto in casa Civitanova Marche. Ora Dragan Stankovic pronto a dragare dall'altra parte quel pallone in direzione Zaitsev Berger. Mamma mia. 22 pari Stankovic, da brivido questo finale. Stankovic a piazzare verso Berger, De Cecco, primo tempo che angola, e come angola, e come angola Simone Anzani. Che 23-22. Palla, ragazzi, che palla che ha tirato Anzani, una palla spaventosa. Eccolo. Difficilissima per De Cecco, che si stava spostando verso posto 2 e riesce a spingere, a dare un'energia. Simone, come spesso fa, apre bene, toglie il busto, fa passare la palla e però tira un angolo imprendibile per Cester. Che Berger, primo tempo, 23-22 nel terzo set, 2-0 per Perugia, con Civitanova che non molla. Berger a servire addosso a Giricovara. Grebenico molto lontano dalla linea di fondo, Giricovara lo piazza sulle mani del muro. Oh. Prova a recuperare, ma non passa, ma non basta Bergome, anche Atanasievic, bravo ancora a Giri, 23 pari. Giri ha eseguito un colpo stellare, degno di un cavaliere Jedi. Ma dall'altra parte abbiamo Berger che si tuffa e Atanasievic che guarda lo spettacolo. No, segui il compagno, perché se quella palla lì, come l'ha tenuta in vita, potevi andarla a prendere ed era importante, Mauri. Sokolov, importante questo servizio adesso, 23 pari. Con Svetan Sokolov alla battuta verso Berger, De Cecco, primo tempo di Simone Anzani, questa volta lo sbaglia. 24-23, adesso la Lube l'opportunità di riaprire questa partita che sembrava praticamente in un'unica indicazione. Sokolov regala il pallone dall'altra parte, Berger mette una gestione doppia positiva, Anzani che come spesso fa è sempre sotto con i piedi, questa volta viene tradito dalla mano. Proviamo a sentire Medei. E non va in extra rotazione. Sì, però adesso fai vedere stretto, poi dall'archi, perché l'ha vinto Garini, eh. Ehi, oh. Ora la situazione è per Circi,
drammatica. Di fianco Paolo De Micheli, Simone Silleoni e soprattutto Manfredi Abilato per la FIPAV, l'istituzionalizzazione della presenza di presidenti di Lega, di presidenti di società, di vicepresidenti federali in questo spettacolo. Andiamo inquadrati. Questa è tutta pronti. Lo staff della, della Lube. Dall'altra parte Gino Sirci con i suoi. 24-23, il set point per Civitanova. Sbaglia Sokolov, 24 pari, tutto di nuovo in equilibrio. Quando cerchi di mettere un pallone a metà della forza, dall'altra parte non riesci ad usarlo bene. Errore drammatico per Sokolov che regala il cambio palla a Zani, ora pronto a punire Giri Kovar alla sinistra. Devono mettersi d'accordo, Osmani deve prendere la destra di Kovar, Giri pensare alla riga. Anzani dopo l'errore del primo tempo. Simone Anzani che ha sbagliato un primo tempo pazzesco prima. Bene. Ancora con la risposta della Lube, 25-24, ancora un set point. Ragazzi, quando c'è bisogno bisogna tirare fuori le palle, non in primo tempo ma darlo. Bravissimo Christensen e soprattutto Chester a digiuno per un set. Grande attacco di Enrico sulla parallela. Fuori tutto ora 25-24 verso Berger, problemi di ricezione, può sfruttare la Lube. Christensen, primo tempo di Chester, il muro da parte di Podraci, sbaglia tutto Christensen. Colaci, De Cecco, Atanasievic, c'è l'attacco su Sokolov, ancora buona quel pallone nel campo della Sir. De Cecco ci riprova di nuovo, l'attacco di Van Zijzeve, 25 pari, pareggia tutto Ivan Zijzeve. Podraci sceglie uno contro uno su Chester, poi veramente ci mette un defibrillatore, era già morta quella palla, la riportano in vita. Attacco lucidissimo di Ivan Zajcev sulla parallela con Sokolov che rimane a guardare sui 4 metri ed è ora ripristinato tutto. De Cecco 25 pari in questo terzo set, serve in lungolinea su Osmani Mantorena. Christensen, l'attacco di Osmani addosso a Berger, recupera Colaci, aggiusta quel pallone, l'attacco di Zajcev, 26-25, è il match point per la Sir, è il match point per la Sir. Rimanere a protestare non serve nulla, bisogna mettere le mani laddove passa il pallone. Pazzesca difesa di Berger, guarda bene ora il muro. Mamma di Chester, vola via e lascia libera la traiettoria di Van Zijzeff e ci tira il martello di Thor, il divano di casa sul divano. E Cecco sul match point. Piazza su Osmani Mantorena in fondo al campo Gerbenico a salvare quel pallone, poi lo deve rimandare di là Osmani, free ball per Perugia, l'attacco di Ivan Zajc, il mani fuori, la Sire vince il suo primo scudetto della storia, il suo primo scudetto dopo tre finali, va a prendersi un tricolore meritato perché quest'anno la Sire ha vinto tutto, da pochi anni in Superlega ma quest'anno ha stradominato. Onore alla Lube che veniva dallo scudetto dello scorso anno, dopo quattro finali perde la quinta ma alla terza vince un tricolore fantastico, targato un po' a tutta questa squadra, la squadra di Bernardi che anche per Bernardi diventa il primo tricolore. Andrea, tanta roba Maurizio, tanta roba messa in questa partita, è una partita che attaccando peggio nella fase di attacco, nella fase di contrattacco, è riuscita ad essere domata grazie alla vittoria mentale, grazie alla capacità di premere con il servizio. Il servizio è stata l'arma segreta che è stata messa in gioco su una formazione che ha dato continuità in tutti quanti i fondamentali. Una gran partita giocata per entrambe le formazioni, però è la partita perfetta per Luciano De Cecco. Assolutamente sì, uno scudetto strameritato dove continuano però a dare informazioni importanti qui davanti ai Sir Maniaci, diventano quasi imbattibili gli uomini di Lorenzo Bernardi e di Gino Sirci. È sicuramente lo scudetto di Luciano De Cecco, al suo primo scudetto della storia, è il secondo scudetto di Ivan Zajcev che aveva vinto qui con la Lube il suo primo e vince il suo secondo con la Sir. E è la storia di una società che sta facendo molto bene, è lo scudetto ancora per Marco Prodasciani, per Simone Anzani, di un gruppo veramente che sta facendo veramente ha fatto veramente la storia in questa stagione. Stanno festeggiando tutti al centro del campo con
l'immagine bellissima, Vincenzo Belle ce la ripropone con Gino Sirci, ma prima ancora Lorenzo Bernardi, è la vittoria di una grande squadra, la vittoria di Alec Atanasievic, che va a prendersi anche per lui, per il serbo, il primo scudetto della sua storia. Ma insomma, ricordiamo, Supercoppa, Coppa Italia, scudetto e regular season, e le vittorie tutte contro Civitanova, la squadra uscente, la squadra che ritroverà adesso Perugia durante la Final Four di Champions League. È una grande stagione, complimenti Bernardi a Perugia. Sul seggiolone. Guarda lì dove sta Lorenzo Bernardi, guarda come lì. Nel mondiale del 90 fu fatto, ora si va a godere il tributo e l'energia dei Sir Maniaci. È una wild sensation spettacolare. Beh sì, veramente emozionante, perché insomma ricordiamo che questi Sir Maniaci sono, e Lorenzo Bernardi è lì perché 9 scudetti li ha vinti in carriera, è giocando, no, e adesso decimo, dopo aver vinto all'estero vince, se potrà Shanin, vince un grande scudetto. Adesso Marco Fantasia, vai, eccolo, eccolo il Potke che festeggia una grandissima vittoria, l'avete inseguita per tutto l'anno, siete stati favoriti ma non era certa. No, gara 5 secondo me non eravamo favoriti, abbiamo giocato contro una di più forti squadre del mondo, abbiamo chiuso una stagione straordinaria con la tripletta Supercoppa, Coppa e lo scudetto. Veramente 2 anni fa quando abbiamo fatto questo grande progetto, quando siamo arrivati noi 2-3, abbiamo promesso delle grosse cose alla città, alla squadra in grossa crescita, ai tifosi milanovirosi, e alla fine è arrivato. Hai vinto con Macerata, hai vinto contro Civitanova che è la tua erede. No, credetemi, non era importante chi era dall'altra parte, io sono stato 8 anni con la Lube e sono veramente ancora collegato con loro. Non importava, volevo vincere questo anno lo scudetto, credetemi che tutto l'anno abbiamo avuto solo 3-4 giorni liberi, siamo stati sempre concentrati e alla fine, grazie a Dio, è arrivata sta stupenda vittoria. Adesso dobbiamo festeggiare, però c'è ancora Final Four di Champions League. C'è un altro grande obiettivo, magari chissà, con lo stesso avversario. Prima di tutto dobbiamo festeggiare e riposare, perché abbiamo fatto una cosa che quante squadre hanno. Ma abbiamo giocato dalla prima partita fino all'ultima a una pallavolo di moderna, buon livello. E veramente davanti a casa nostra è difficile perdere contro ovunque. Grazie, potrà salire. Marco, girati che c'hai Sizer davanti. Abbiamo... Allora, lo sto cercando. Vai avanti, dritto di qua. Siamo nella nella morsa. Per la prima volta nella storia della pallavolo maschile, Perugia è campione. Allora, qui c'è De Cecco. Aspettalo che lo prende di nuovo, siamo nella bolgia più incredibile dei tifosi, perché tutti sono, molti dei giocatori sono andati ad inseguire i secondi nella nostra casa, nel nostro palazzetto. Allora, tutto è stato decisivo. Avevo immaginato, ma sapevo che potevamo vincere, perché questi ragazzi qua sono straordinari, straordinari. Quando ho capito che poteva farcela? Ma... Che cosa puoi tirar fuori adesso che ti sei tenuto per queste 5 partite? No, vabbè, là... Emozione, ansia, tensione, tutto questo che va dietro, perché vivere queste situazioni sono cose molto, molto dispendiose, però penso che nessuno come questa gente si meritava di vincere lo scudetto. Ma tutti sono difficili e tutti sono facili, però questa squadra non ha mai sbagliato un appuntamento importante. Futuro ci guardi? Adesso festeggiamo questo scudetto e poi vediamo. Collo. Allora, noi prendiamo la linea mentre festeggia Perugia questo primo scudetto storico. Noi ce ne andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con i protagonisti. Presidente Lega Pallavolo Serie A e Giuseppe Manfredi, vicepresidente della Federazione Italiana.
E allora rientriamo in diretta perché c'è la premiazione, c'è la premiazione, c'è lo scudetto, Gino Sirci con Lorenzo Bernardi. Questa è la grande vittoria di una grande società che supera un'altra grande società, perché insomma queste sono le nostre realtà. La Lube Civitanova, però Perugia quest'anno ha fatto veramente una stagione straordinaria, bisogna dirlo, è una nuova realtà, ma ormai da qualche anno si prende una rivincita, tra l'altro sulla Lube, perché il primo tentativo l'aveva perso proprio qui a casa, ma contro una grande Lube, lo scudetto di Zaitsev, che poi era andato in Russia. Adesso è un'altra squadra la sera, sicuramente saranno le nostre squadre del futuro, e poi chissà quante altre, parlando di Modena, parlando di Trento, se ne aggiungeranno per la Superlega. Però queste sono le squadre che se lo sono meritato. La SIR con Bernardi è riuscita a trovare un grandissimo scudetto, ma quest'anno ha fatto veramente il triplete, il super triplete. Il super triplete, ma soprattutto ha dato la possibilità di capire come si deve impostare una squadra per fare in modo che ci si mette a servizio della squadra. Due elementi importanti: il fatto di aver dato la striscia di capitano Luciano De Cecco, il fatto di aver dato l'opportunità a Zaitsev di capire come giocare per la squadra, sacrificandosi in attacco ma presente sempre in battuta, difesa ed eventualmente soprattutto nella ricezione per coprire i compagni. Il recupero di Aaron Russell, l'ingresso, il miglior giocatore delle finali, chi è? Vediamo un po'. Atanasievic! Alec Atanasievic, ragazzi, eccolo qua, grazie a Vincenzo Belli che ce lo va subito a prendere. Ha giocato una stagione formidabile, è innamorato di Perugia, è innamorato di questa squadra, vuole stare qui, ha rinnovato fino al 2020, è un ragazzo che forse in futuro farà l'avvocato, è un ragazzo innamorato, perché insomma con Elisa Vasileva che tornerà in Italia quest'anno a Scandicci, è un amore importante, e lui in campo l'amore lo dimostra con questa maglia e si va a prendere il titolo di migliore. Ma perché è stato il migliore quest'anno? Battute spettacolari, attacchi fotonici, ma soprattutto una grande costanza, e mancava quel tassello Alec Atanasievic. Vogliamo anche dire grazie anche agli sponsor. Gino Sirci ha creato una famiglia di sponsor in grado di poter supportare la squadra anche non solo a livello internazionale, ma soprattutto per il prossimo anno. La coppa tra le mani, Luciano De Cecco è cresciuto tanto con Lorenzo Bernardi, ma anche con Julio Velasco, il guru della nostra pallavolo, il guru argentino che allena la sua nazionale. Esulta la Circo, Luciano De Cecco che alza la coppa, è il titolo di campione d'Italia, finalmente si tolgono un peso, perché questa cosa l'aspettavano da un po', e sicuramente ci sono tolti un grande peso contro una grande squadra, perché Lube Civitanova è un'altra grande squadra. Complimenti alla Sir, gli abbracci. Ecco qua Marco Fantasia con i ospiti. Il grande abbraccio tra il capitano e il condottiero. Allora, successo, quanto un po'. Beh. Abbiamo tirato fuori quello che ci serve per portare a casa questo, quello scudetto che ci mancava. La festa. Senti, che cosa significa per te, dopo tutta l'esperienza italiana, questo titolo? Sempre stato vicino, non mai. Quest'anno vince altri. È stato incredibile, quindi voglio ringraziare a Paola, mia moglie, la mia famiglia, a mia nonna che mi è venuta a mancare, e a tutti quanti. Non è finita qui ovviamente, no! Lasciatemi godere questo momento! E siamo noi! I campioni dell'Italia da noi, Atanasievic ce lo cantava qui vicino proprio alla nostra postazione, veramente. Una grande formazione, una grande formazione. RCD. Devo dire che insomma se lo sono meritata, perché quest'anno Perugia ha giocato veramente una bella pallavolo, una bella pallavolo, mostrando un po' tutti i fondamentali, guidata da un Lorenzo Bernardi che insomma è riuscita a compattare un gruppo di campioni, li ha fatti sicuramente crescere. Ti posso dire un'altra cosa? Attenzione. Volentieri. Il velcro ha tenuto ben salde le fasce da difendere all'interno del campo, l'arrivo di Max Colaci. Max Colaci è arrivato quel di Perugia senza nulla togliere a tutti i liberi che sono rimasti all'interno di quel tipo di percorso, ha dato quell'umiltà, quella unità di squadra e soprattutto quell'esempio su cui poter iniziare pian pianino a forgiare situazioni che alla fine hanno portato uno scudetto epico e storico per l'Umbria. Si sta giocando una formazione interessante tra
Spoleto. Guarda che bello. Siena, stelle filanti argentate. Forse verrà in Serie A anche. Attenzione, una squadra. Attenzione, abbiamo Zaizeve con al nostro microfoni. Andiamo a sentire. Il prossimo anno. Zaizeve, il tuo secondo scudetto, il primo avevi vinto proprio con la Lube. Beh, riprendiamo la linea noi, insomma, mentre ci sono i festeggiamenti fantastici, guardate che macchia di colore, tutta Perugia bianca. E dobbiamo dire che insomma l'Umbria, Perugia ne ha passate un po' di tutti i colori, perché ti ricordi insomma tante squadre, non c'era più niente di concreto dopo la famosa Perugia, quella che vinceva tutto in tutte le discipline. Ecco Fantasia, forse ci dovremmo avere, dai. Se riportiamo Ivan un pochino più vicino alla postazione. Ivan, dicevi, ha qualche cosa di speciale questo titolo? Ha tutto di speciale, per me ha un sapore particolare, perché vincere la sfida personale nel ruolo di banda, portare a casa uno scudetto, il secondo per me, è una sensazione stupenda. Alla faccia di tutti quelli che dicono che sono più popolare che bravo. Potrò essere anche poco bravo, ma intanto ho portato a casa tre trofei quest'anno, almeno in Italia, quindi ci sono poche persone, penso, che hanno avuto la possibilità di vincere così tanto in un anno a livello italiano, e soprattutto vincere due scudetti in due ruoli diversi è una soddisfazione bellissima. Ecco, soprattutto nell'ultima parte della stagione abbiamo conosciuto uno Zaizeve nuovo, magari meno efficace in attacco ma molto più presente in ricezione e in difesa. Ma allora a questo punto, davvero questo cambio di ruolo lo vuoi fare davvero? No, non si tratta di cambio di ruolo, non è che sono banda, sto giocando banda. Ma sarai opposto, giocherai opposto? In nazionale sì. E poi? E poi vediamo. Dai, dici qualcosa sul tuo futuro, ormai si può. Non lo so, adesso il futuro è bagnare questa vittoria degnamente, perché questa gente se lo merita. Guarda che spettacolo, è qualcosa di unico. Percentuali, dai, Trento, Modena, Perugia. O altro? Anche altro. Anche altro? Ma in percentuale chi di più? Eh? In percentuale chi di più? Tutto alla pari. Grazie Ivan, ci sarà tempo per sbilanciarsi naturalmente. Ora proviamo a inseguire qualche altro protagonista, anche se appunto andremo a cercare di allontanarci dalla postazione, andare più verso la curva dove tutta la squadra si è ammassata per festeggiare. Luciano De Cecco ci ha salutato adesso, mentre Marco Fantasia va a cercare qualche altro giocatore. Insomma, Luciano De Cecco, siamo molto contenti per lui, perché insomma è un grande regista, non l'abbiamo sempre definito il regista con le mani d'oro, ma effettivamente ce l'ha le mani d'oro, ma soprattutto è un giocatore estroverso, no? Che riesce a far giocare tutta la squadra, perché insomma quest'anno lui ha fatto giocare veramente tutta la squadra. Andiamo ad aprire una piccola porta sulla capacità di rilanciare Simone Anzani, di cercare ovviamente di dare l'opportunità a Simone stesso di essere inserito all'interno di un bel percorso per lui, in cui aveva un faro traente che è Podrashkin in davanti, per quanto la capacità viene di emulazione, perché è uno dei centrali più forti al mondo, e quindi anche la capacità stessa di Luciano è stata quella di fornire ottime opportunità di crescita. Il rientro importantissimo da parte anche di Aaron Russell, il quale ha dato continuità soprattutto in questa prima fase della partita importantissima, con Berger sempre pronto ad entrare dai box per uscire con il suo muletto preciso, costante, sempre pronta, capacità di Gino Sirci e di tutto quanto il suo staff, di tutti quanti ovviamente gli uomini che giorno dopo giorno stanno all'interno del Palo Evangelisti, giorno dopo giorno curano questo tipo di coreografia stessa. Alla fine ha dato l'opportunità di ribadire che la Sierra Safety Conrad Perugia in casa diventa quella che avete visto. Beh, insomma quest'anno, abbiamo detto, era l'undicesimo incontro tra queste due formazioni, ancora una vittoria della Sierra che comunque in casa è stata sempre strepitosa, ha fatto sentire il pubblico, ma si è caricata tantissimo con le giocate di questi fantastici giocatori. C'è Alec Atanasievic con la
bandiera della Serbia verso i propri tifosi. E ricordiamo che Alec Kazanjelić quest'anno ha giocato un europeo senza essere titolari, però è un uomo che fa gruppo, è un ragazzo, perché un uomo lo sta diventando, è un ragazzo che fa gruppo, anche se a volte certe sue manifestazioni possono sembrare insomma abbastanza forti, no, nei confronti degli avversari, ma lui è un ragazzo veramente... Ma lui cerca l'agonismo, non provoca ovviamente mai, in maniera cattiva. La capacità di Atanasevic è quella di ritrovare se stesso all'interno di un percorso in cui l'adrenalina viene ricercata in maniera naturale, senza nessun tipo di supporto chimico esterno, ed è questo importante. Sentiamo. Allora, siamo con Max Colacci. Dunque, dopo 4 scudetti, Coppa Italia, 3 mondiali per club, com'è questa vittoria? Come il primo giorno? È incredibile, perché io ho avuto la fortuna di vincerne altri nella mia carriera, ma ogni volta è sempre più bello, è incredibile. Poi per questa gente, per la squadra, è il primo, quindi una gioia immensa, veramente. E la gente, per la squadra, è il primo, quindi una gioia immensa, veramente. È incredibile, sono sta mega felice. Siete già nella storia della pallavolo con questo triplete, e non è finita. Sì, non è finita. Intanto ci godiamo questo triplete e ci godiamo questo scudetto, perché poi diciamocelo sinceramente, lo scudetto è più bello della Supercoppa, della Coppa Italia, c'è poco da fare. Quindi bello, veramente. È incredibile, veramente. Può essere davvero una stagione incredibile per te, perché arriva alla nazionale. Sì, quest'anno c'è la Champions, c'è il Mondiale in casa. Io sono veramente carico a mille, anche se ormai insomma, ho una certa età, però la voglia, l'adrenalina durante queste partite c'è sempre di più. E sei un top ancora una volta, l'abbiamo visto anche stasera. L'età andrà avanti, ma tu la lasci andare. Ah sì, dai, oggi mi sono divertito, il mio obiettivo era aiutare i miei compagni un po' più giovani che erano magari alla prima finale, tenerli un po' calmi nei momenti difficili, insomma, ma sono stati tutti veramente bravissimi. Quali sono stati i momenti difficili in questa stagione? Ma sicuramente dopo la Supercoppa, subito dopo abbiamo avuto un piccolo momento in cui avevo di qualche difficoltà a prendere un po' il ritmo. Poi è andata molto bene, sinceramente. Trovare dei momenti difficili quest'anno è complicato, sicuramente poi durante i playoff, in particolar modo contro Trento, abbiamo sofferto perché non abbiamo giocato bene, il rischio di andare fuori, di tensione, partite secche. Gara 3 con la Bundesliga Ravenna, che ha vinto la Coppa, e quindi avversario temibilissimo, molto bravi anche a resistere, ovviamente a cercare ovviamente di portare il rispetto alla Lube, che ha mollato fino all'ultimo istante con Michael Christensen, che ha giocato un buon primo set e poi pian pianino ha iniziato a disperdersi sotto i colpi sferzanti da parte di una battuta importantissima da parte ovviamente della Sissaf di Perugia. Guardate, che ha ritrovato in Ivan Zaitsev, te lo posso dire, colui che finalmente, l'avete poi sentito, non ha solamente parlato con il like sui social, ma ha parlato in campo, e sarà in coppia con Osmani Guantorena, con i ragazzi di Kiko Blengini, sicuramente un faro traiente per i mondiali di pallavolo che saranno in Italia. Saremo noi di Rai Sport a darveli, noi che andremo su Rai 1 a consigliarli. Rai 2, dove andiamo, Maurizio? Andiamo sulla Rai 3. Importante è questo, andiamo, perché ci sarà un mondiale fondamentale, tu, ma prima sarai ancora la National League, ma prima ancora insomma parleremo ancora, abbiamo 2-3 puntate di Oltre la Rete, domani su Oltre la Rete, mi raccomando, 22:45, ci sarà la SIR a festeggiare questo scudetto, e parleremo ovviamente solo di questa fantastica finale su Rai Sport. Tra le altre cose, voglio anche ringraziare tutto quanto lo staff di produzione, i montatori, il produttore esecutivo da parte di Oltre la Rete, perché le clip iniziali le avete proprio viste, perché siamo riusciti pian pianino a montarvele tutte, quindi è stato un lavoro di equipe, di team spettacolare, perché lo spettacolo della pallavolo, l'abbiamo sempre detto, è uno spettacolo familiare che accomuna tutte le famiglie in maniera etica, non c'è violenza, c'è goliardia, non bisogna allora, mai sconfinare. Allora abbiamo Bernardi, lo andiamo a sentire, vai. Allora, siamo di nuovo con Lollo, lo abbiamo fatto sfogare per qualche minuto,
Adesso proviamo a risentirlo. Lollo, ti abbiamo visto veramente commosso sul palco. Beh, come ti ho detto, è stato uno scudetto che personalmente ho sentito molto. Me lo sentivo molto anche per loro, perché vivevo la quotidianità di questa città che viveva per raggiungere questo grande risultato. Esserci riusciti, e col senno del poi esserci riusciti qua, nel nostro palazzetto, davanti a un palasport così, penso che sia una cosa forse irrepetibile. Come dicevo prima, Colaccio, avete già fatto la storia della pallavolo fin qui. Ma adesso la storia l'ha scritta Perugia, l'hanno scritta questi giocatori, perché loro hanno fatto una cosa che ad oggi, in questo momento, nessuno si rende conto ancora. Ecco, domani quando ti renderai conto, che riflessioni farai? Ma penso che domani sarò più morto di oggi. Però sarà sicuramente un grande impatto emotivo. Ti chiedono di saltare. E ci mancherebbe. Loro vogliono strapparmi le promesse. Salti. Dai. Adesso vediamo, con calma. C'è tempo per tutto. Grazie Lollo. Salterà negli spogliatoi. Intanto Gino Sirci è lì con quel bel coppone pronto davanti ai propri tifosi, con Alec Dadasiewicz. Insomma, sono un po' tutti là, alcuni sono rientrati, sono tutti, ma noi chiudiamo veramente con questa immagine per dire brava Sir Seffedi Conal Perugia, che quest'anno ha vinto praticamente tutto, 3 trofei importanti, la regular season con la Champions League nella prossima stagione, e una Sir che insieme alla Lupe, quindi in bocca al lupo va le nostre squadre, la prossima settimana in Final Four la Sir giocherà contro Kazan, mentre la formazione della Lupe contro lo Zaxa. In bocca al lupo alle nostre squadre italiane, in bocca al lupo veramente a una grande stagione che termina qui ma continuerà con la nazionale. Noi ringraziamo la nostra squadra, Marco Fantasia, Claudio Galli per le interviste, e ringraziamo ovviamente Riccardo Pescante per il coordinamento e Vincenzo Belli per la regia. Maurizio Colantoni mi saluta. E io vi ringrazio, amici telespettatori, perché dai divani di casa avete dato questa energia che è stata catturata e spalmata su queste mani, che hanno fatto veramente gioia e dolori per i tifosi che hanno perso, ma sportivamente devono accettare questa sconfitta, facendo un applauso alla Sir Seffedi Conal Perugia per il suo primo scudetto, campione d'Italia. Primo scudetto per Perugia. Noi ci vediamo domani su Oltre la Rete per parlare di quello che è successo con la Sir. Ciao, Spike ciao, it forever, dici.